andremo a ripercorrere tutte le operazioni che sono state fatte su Word per fare l'editing di un testo, a partire dall'apertura del documento al salvataggio sul disco. Quindi la prima cosa da fare è aprire Microsoft Word. Allora, in questa lezione noi andremo a descrivere una lettera, una comunicazione formale con un elenco di nominativi anagrafici inseriti in una tabella di eventuali immagini. Allora, la prima cosa che abbiamo sempre detto è che nel scrivere l'intestazione di una comunicazione bisogna scrivere a destra del foglio a partire da un certo punto e quindi dobbiamo utilizzare il righello e questi simboli che sono i simboli di rientro. Abbiamo detto che possiamo scrivere a partire da 7-8 centimetri la nostra intestazione e possiamo allineare, dobbiamo allineare a sinistra, quindi si parte da 8 centimetri allineato a sinistra, quindi la formula è alla cortese attenzione del dirigente scolastico, liceo scientifico Rossano, e andiamo a capo. Lasciamo con invio delle righe vuote e poi a questo punto dobbiamo nuovamente cambiare l'inizio del paragrafo perché non può continuare a scrivere a partire da 8 centimetri. Quindi riprendiamo il quadratino, il rientro sinistro e lo portiamo all'inizio del foglio, della pagina. Quindi scriviamo oggetto. Oggetto due punti. Qual era l'oggetto? Abbiamo detto, e praticamente scriviamo l'elenco degli alunni che partecipano ad una gita di istruzione. Con la presente sono a comunicarle l'elenco degli alunni che parteciperanno al viaggio di istruzione che si terrà a Napoli dal 18 maggio prossimo venturo al 21 maggio prossimo venturo. Allora, qui abbiamo detto che l'oggetto dobbiamo metterlo in evidenza e il corpo dell'oggetto deve avere un rientro a destra della parola oggetto. Come facciamo? Dobbiamo prendere il triangolino rivolto verso l'alto che è il rientro sporgente e lo spostiamo in modo tale che sia allineato con la parola con. Lo lasciamo. A questo punto il corpo del paragrafo, a parte la prima riga, è stato allineato, mentre se andavo a muovere solo il triangolino di sopra, quindi il rientro della prima riga, spostava soltanto l'allineamento della prima riga. Lo rimettiamo a posto e poi andiamo a formattare in modo opportuno l'oggetto. Abbiamo detto che che per selezionare l'oggetto basta fare un doppio clic e per dargli tutte le formattazioni possibili possiamo andare in tutti i gruppi, in particolare nel gruppo carattere, su questa linguetta freccettina in basso a destra per aprire la finestra di tutte le opzioni possibili su questo gruppo. Ci clicco sopra, si apre la maschera e qui scelgo tutto quello che voglio impostare. Ad esempio, posso dire che l'oggetto lo scrivo dimensione 12, lo metto in grassetto e vado anche a mettere un'ombreggiatura e un maiuscoletto, oppure l'ombreggiatura in questo caso non ci serve, metto solo
il maiuscoletto. Quando ho scelto tutte le opzioni, confermo premendo OK. Ed ecco qui che l'oggetto è stato modificato. Bene, a questo punto vogliamo inserire una tabella. Per inserire una tabella dobbiamo andare, abbiamo detto che queste sono le varie schede che ci raggruppano operazioni comuni. Per inserire gli oggetti non dobbiamo stare sulla scheda home, ma dobbiamo spostarci sulla scheda inserisci. E a questo punto tra i vari oggetti c'è anche la tabella. Cliccando sulla tabella si apre la finestra con le celle e qui con il mouse posizionandomi posso scegliere quante righe e quante colonne voglio della tabella. Se noi vogliamo cognome, nome, indirizzo e foto, sono 4 colonne e per comodità abbiamo detto che inseriamo sempre 2 righe, una per l'intestazione, la seconda per i primi dati anagrafici e poi a partire da questo ci spostiamo sulla tabella per inserire, cancellare, aggiungere, togliere eventuali colonne o righe. In questo esempio volutamente vorrò dimenticarmi di inserire la colonna indirizzo, così vedremo come andarla ad inserire. E quindi scelgo una tabella 3x2. Confermo e a questo punto scrivo: la prima colonna avrà cognome, la seconda colonna avrà l'intestazione nome, la terza avrà la foto. E qui scrivo il primo nominativo, Misisca Remo. La foto non la metto. Abbiamo detto che per spostarmi indietro da una cella sulla cella precedente devo premere contemporaneamente il tasto Shift e Tab. Facendolo più volte mi sposto all'indietro su tutte le colonne, mentre per spostarmi in avanti uso solo il tasto Tab e vado in avanti. Devo fare attenzione che quando sono sull'ultima cella dell'ultima riga, sull'ultima colonna, premendo nuovamente Tab, il sistema automaticamente inserisce una nuova riga, perché si predispone all'inserimento di un elemento successivo. A questo punto scriviamo, abbiamo letto Manuela, anzi no, Arcuri, faccio Shift Tab, vado su cognome Arcuri, Emanuela o Manuela, come si scrive? Manuela. Poi abbiamo scelto come altro alunno Clunei, spero di averlo scritto bene, George, e la foto la vedremo. Allora, con due O e una George. Ah, Clooney con una O e una E. Così? Due O e una E. E George l'avevo scritto bene. Ok. Quindi, per cancellare, come avete visto, basta con il mouse posizionarsi nel punto dove devo fare la correzione e posso cancellare con il tasto Canc la lettera che segue, con il tasto Backspace la lettera che precede. E per spostarmi da una lettera ad un'altra lettera ho usato le freccette del tastierino numerico che mi permettono di spostarmi da una lettera ad un'altra. Ok? A questo punto mi rendo conto che la prima riga, cognome, nome e foto, non si distingue dal resto delle altre righe. Cosa faccio? La seleziono e ne cambio il formato. Per selezionare una riga basta cliccare sul lato sinistro della riga. Quando la freccia del mouse assume il simbolo che vedete, freccia rivolta verso destra, bianca. Se volevo selezionare una colonna, bastava posizionarmi sulla colonna,
quando il mouse assume questo simbolo, posso con un clic selezionare la colonna. Se voglio selezionare una cella, basta con il tab posizionarmi e la cella è selezionata. Ok, seleziono quindi la prima riga, vado nella scheda home per il formato, vado nuovamente nel formato carattere e scelgo carattere 12, maiuscoletto, grassetto e confermo. E quindi vedo che inizia a prendere corpo. Poi mi rendo conto che le colonne cognome e nome sono dimensionate in modo non opportuno. Quindi prendo la colonna, come si prende una colonna? Posizionandomi sulla barra che divide la colonna, quando il mouse assume questo simbolo, una doppia freccia, la prendo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e la trascino finché arrivo alla dimensione desiderata e lascio. Questo è un modo, ma abbiamo scoperto che esiste un modo ancora più veloce, più immediato, che è il seguente. Quando sono sulla colonna, sulla barra della colonna, basta fare, una volta che vedo il simbolo doppia freccia, un doppio clic. A questo punto il sistema automaticamente e da solo ridimensiona la colonna in modo opportuno. Bene, qui è sorto un problema. Mi sono dimenticato di inserire la colonna indirizzo come volevamo. Cosa posso fare? Posso andare in queste due schede che vedete, progettazione e layout, che sono comparse in questo momento in cui io mi trovo a lavorare sulla tabella. Infatti, se clicco sull'oggetto, come notate in alto a destra, quelle due schede non ci sono. Abbiamo detto che esistono delle schede contestuali che hanno senso solo quando sono sull'oggetto su cui possono operare. Quindi se io mi sposto sulla tabella, ha senso fare delle azioni ulteriori sulle tabelle e quindi compaiono delle schede aggiuntive. Andiamo a guardare la progettazione e layout. Cosa posso fare su una tabella? Vedete, su una tabella posso eliminare, posso inserire sopra, sotto, a destra righe e colonne. Posso dividere celle, posso dividere la colonna, posso anche ordinare le colonne di una tabella se voglio un ordinamento alfabetico, posso anche convertire tutta la tabella in testo. Oppure posso anche andare direttamente sulla tabella e premendo il tasto destro del mouse mi ritrovo nuovamente le operazioni che su di essa possono essere svolte. Devo inserire una colonna. Se vado in inserisci si aprono le scelte. Cosa devo inserire? Posso inserire una colonna, ma quando inserisco una colonna devo decidere se devo inserirla a destra o a sinistra della colonna sulla quale sono posizionato. Io sono posizionato sulla colonna nome e l'indirizzo lo voglio inserire a destra della colonna nome e quindi sceglierò inserisci colonna a destra. Stesso dicasi per le righe, vedete, inserisci riga sopra, inserisci riga sotto. Posso inserire le righe sopra o sotto il punto in cui sono posizionato nella tabella. Quindi inseriamo una colonna a destra, eccola qua. Mi posiziono nell'impostazione, scrivo indirizzo e vado a mettere l'indirizzo. Via nazionale numero 101, Manuela Alcuri, via del Testaccio 33, e George Clooney, via Lago di Como. Di Como 1. Ok, a questo punto
Vogliamo anche andare a dare dei bordi e degli sfondi alle tabelle per dare un bordo, ad esempio uno sfondo alla prima riga all'intestazione. Basta cliccare la seleziono e posso fare tasto destro bordi e sfondo, oppure posso andare anche nella scheda home e scegliere eventualmente nel gruppo paragrafo, apro la tendina e scelgo bordi e sfondo. Quindi ci sono queste due modalità, tasto destro del mouse oppure direttamente dalla scheda home nel gruppo paragrafo. Si apre la scheda dove posso andare a disegnare il bordo e lo sfondo eventualmente della mia intestazione. Iniziamo con il bordo. Mi scelgo un bordo, una doppia riga, scelgo anche eventualmente il colore, vediamo rosso, scelgo anche lo spessore dei punti, magari facciamo 3/4. Poi qui vedo l'anteprima, se voglio togliere dei bordi ad alcuni punti della mia riga o colonna, basta cliccare ripetutamente, il bordo viene presentato o viene eliminato. Ciò che vedo in anteprima avrò direttamente sulla tabella. Ok? Mi stanno bene tutte i bordi, sia quello inferiore, superiore, destro, sinistro e anche quello di separazione delle colonne, e quindi confermo. A questo punto vado a dare direttamente uno sfondo. Per il bordo abbiamo detto che conviene utilizzare dei colori forti, mentre per lo sfondo dei colori tenui. Scegliamo come colore il giallo, però il giallo, come vedete, in questo caso è un pochino troppo forte. Posso cambiare le tonalità dei colori andando a scegliere altri colori. Si apre una ulteriore maschera che mi visualizza due schede, i colori personalizzati oppure i colori standard con la palette di tutte le tonalità di ogni singolo colore. E qui mi vado a scegliere ad esempio il giallo tenue. Ok? Confermo questo giallo tenue, confermo, controllo un'ultima volta che il bordo sia quello che io ho desiderato e do l'ok. A questo punto il colore non si vede perfettamente perché la cella, le righe sono selezionate, basta cliccare in un punto qualsiasi dello schermo e vedo apparire la colorazione che io avevo scelto. A questo punto non mi rimane altro che selezionare il corpo della mia tabella per andare ad aggiungere un altro bordo e sfondo al corpo. Attenzione, qui faccio una cosa un pochino diversa. Vado nuovamente nei bordi e sfondo, ma questa volta voglio scegliere come colore un blu elettrico per il bordo e voglio scegliere come sfondo un altro colore. Però attenzione, questa volta mi vado a selezionare solo e soltanto la parte inferiore del riquadro, cioè non voglio andare a toccare la riga inferiore dell'intestazione, la lascio rossa, tutto il resto invece lo faccio blu con uno sfondo, vediamo se esiste un verde molto tenue, andiamo a sceglierlo, per esempio questo potrebbe andare bene, e quindi riverifico che i bordi vadano bene e do conferma. Quello che ottengo come risultato è importante vedere che l'intestazione, sia il bordo superiore e il bordo inferiore, sono rimasti rossi perché io nel corpo della tabella ho scelto solo la U, cioè il bordo destro,
il bordo sinistro e il bordo inferiore e ho lasciato inalterato ciò che era selezionato precedentemente. A questo punto, ultima operazione da fare è quella di inserire all'interno della tabella le immagini che precedentemente ho cercato e recuperato su internet. Per inserire devo andare nella scheda Inserisci, tra i vari oggetti ci sono le immagini, nelle immagini devo andare sul disco locale a cercare il punto dove ho salvato le immagini. Noi abbiamo sempre lavorato sul disco locale C, sul laboratorio di informatica, e siamo sul liceo scientifico Europa, Italia, Calabria, Cosenza, Rossano, liceo scientifico, e abbiamo detto che mettiamo come immagine di Remo Misisca, Raul Boa, perché non avevo altro. Quando viene inserita l'immagine, viene immediatamente ridimensionata la cella nella quale l'ho inserito. Abbiamo visto che trascinando questi bordi dell'immagine posso ridimensionarla e quindi ridimensiono in modo opportuno l'immagine fino a che ottengo la dimensione da me desiderata. Se, come accade spesso, io avessi sbagliato il punto nel quale è stata inserita l'immagine, ad esempio era andata a finire nell'indirizzo, come in questo caso, per spostare un oggetto sul documento basta selezionarlo, prenderlo tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e trascinarlo nel punto desiderato, e a questo punto, lasciando il tasto sinistro del mouse, l'oggetto viene depositato in quel punto dove ero posizionato. A questo punto andiamo ad inserire anche la nostra Manuela Arcuri. Vado nuovamente in Inserisci immagine e prendiamo l'immagine dell'Arcuri. Anche questa la vado a ridimensionare prendendo il bordo dell'immagine ed infine andiamo ad inserire anche il nostro George Clooney. È un pochino troppo grande per il piacere delle fanciulle, ma lo ridimensioniamo piccolino anche come tutti gli altri. Ok, a questo punto ho la mia tabella con le immagini inserite e poi potrebbe avere senso andare a centrarle eventualmente. Come faccio per centrarle? Seleziono la colonna e centro l'intera colonna, ok? Così magari sembra più adeguata. A questo punto, dopo aver fatto tutto questo lavoro, possiamo tranquillamente andare a salvare il nostro lavoro. Per salvare posso utilizzare questo simbolo, il dischetto in alto che compare su Word, oppure posso utilizzare questo simbolo, il pulsante di Office, che corrisponde anche al pulsante di File. Cliccandoci sopra vengono aperte tutte le possibili azioni che posso compiere e c'è salva e salva con nome. Abbiamo detto che la differenza tra salva e salva con nome, la prima volta che salvo un documento non c'è, perché viene sempre presentata la schermata per andare a depositare e salvare sul disco il documento, ma una volta salvato il salva continua a salvare lo stesso documento e salva con nome e ne effettua una copia, quindi essendo la prima volta nulla cambia. Per cui clicco su salva, compare la maschera del salva con nome e ancora una volta vado a scegliere il posto dove lo devo salvare e quindi vado tranquillamente in C, laboratorio di informatica, liceo Rossano, Europa, Italia, Calabria, Cosenza, Rossano, liceo scientifico, e questo devo dargli un nome, sempre devo dare un nome, il nome sarà
comunicazione alunni, viaggio, istruzione, e viene salvato con l'estensione DocX. Abbiamo detto che se dal sito Microsoft scarichiamo gratuitamente l'add-in per i PDF, nell'elenco dei formati possibili con il quale posso salvare un documento Word ci sarà anche l'estensione PDF, che abbiamo detto sono i documenti che sono facilmente utilizzabili da tutte le piattaforme mobili, non mobili, Android, tablet, telefonini, internet e quant'altro, oppure nel nostro caso lasciamo come estensione il punto .docx di Word. Salvo e quindi posso chiudere il documento. Ultima considerazione, c'è differenza enorme tra il chiudi e l'esci da Word. L'esci da Word chiuderà tutti i documenti aperti, mentre il chiudi chiuderà solo questo documento che stavo visualizzando. Se clicco chiudi mi compare Word vuoto senza nessun documento attivo, e per chiudere Word potrei fare clic sul pulsante di Office esci da Word, oppure posso, come sappiamo, utilizzare il pulsante in alto a destra. In questo caso non mi chiederà alcun salvataggio perché non c'è nessun documento aperto. Grazie per la pazienza. No, non mi dire che non è partito. Speriamo che no, mi sa che non è partito. No, non è partito, mi uccide, non gli ha dato fastidio, forse il rispetto. Ho visto 0,50. Ma vedete? No, questa qui ha 50 megabyte. Mandami un link, mettilo, perché infatti io la scarico. Ma se lo fanno giusto così di Gmail? Sì, Gmail lo faccio io. Vediamo un po' se è preso. Vediamo un po' il frutto di questa vostra pazienza. L'audio. Vediamo un po'. Forse sta. Ma la devi collegare al tuo coso qua. Non è preso molto forte, ci voleva il microfono. Sì, si sente, però si sente poco. Però con le cuffie si sente. Questo è massimo. Vabbè, con la cuffia si sente, non è preso un po' distante. Poi in casa, con il vostro silenzio si sente meglio. No, vabbè, con le cuffie si sente, perché ha isolato il rumore circostante e ha isolato anche me.
Quindi comunque c'è anche la guida audio. Per cui sono 50 mega anche se sono velocissimo, sono circa quanti minuti sono? Uno? No, aspetta. Guarda. Non lo so, saranno 20 minuti più o meno. Eh sì, perché sono salita, ho fatto 80 fotocopie, sono scesa. Praticamente la ok, vabbè, questo è il lavoro, lo lasciamo andare. Ok, non ho messo, se volete la registriamo di nuovo, l'intestazione, il piedi pagina e la numerazione. L'abbiamo fatta noi? No. Ah, non l'abbiamo proprio fatta. Nine. Allora, facciamo un'ultima cosa, poi se volete la registro di nuovo. Il registro, quella è una cosa che oggi c'è la valigia. Sono 20 minuti, 25 minuti, però molto meglio avere il video e lo vedi piuttosto che andare a trovare. Se lo sapevo che portavo il video. La prossima volta. No, comunque se vi mettete le cuffie, se c'è un microfono eventualmente provo a fare una prova. Allora, sulla LIN, allora, momentaneamente lasciamo il discorso web, utilizziamo e poi ricordatevi quello che lo vogliamo vedere, come si mette un'intestazione, come si mette un piede di pagina, delle note a piede di pagina, perché a volte potrebbe essere necessario scrivere un documento e mettere un riferimento bibliografico, un riferimento all'interno del documento. La numerazione è fondamentale, mettere i numeri di pagina automaticamente, perché altrimenti se stampo 50 pagine disgraziatamente mi dovesse cadere, andare a rimetterle insieme può diventare complesso. Non solo, se a volte non avete la stampante che stampa con dei regole già di suo, forse dovrei stampare prima le pagine pari o dispari e poi invertirle e stampare. Però vi garantisco che tutte le volte che mettete mano al pacco di foglie stampate, magicamente si godono di vita propria, si mescolano e se non sono numerate sicuramente rischiano, sono andato per risparmiare carta. E sicuramente invece dovrò ristampare la prova che si disallinea tutto. È un po' come i fili, cioè ci sono due cose che l'informatica godono di vita propria, sono le stampanti. Le stampanti decidono di stampare, mangiarsi i fogli, scrivere, non scrivere, decidono loro, sempre nel momento meno opportuno. Prendono la decisione di fare un disastro, magari stanno in 1000 pagine con tutta la serenità del mondo di stampa, quando è la volta buona che è, hai un progetto, cioè, siccome il giostro macchia la stampante, strappa i fogli, impazzisce con il stampare con gli accadi, cioè, sono i driver, che è, i figli dei computer neanche se ti regali con delle cose di classe, cioè neanche con loro stanno sciolti, riescono a raccontare, non si sa perché. A parte questa curiosità, quindi dicevo dobbiamo vedere perché non ci sono le parole. Introduciamo il discorso della lingua. Allora. Quindi qui possiamo aggiungere la pagina che abbiamo. O la facciamo adesso, iniziamo la linea e la facciamo la prossima volta. Tu non c'hai il riduttore, no? Perché noi abbiamo il microfono per l'amplificatore, no? Il microfono è grosso, tu non c'hai il riduttore. A parte che da...
piccola, grosso esiste da Jack and Canon, esiste da Jack and Canon, Jack and Canon, esiste. Forbice? No, da Canon a Jack non c'è, da Jack and Canon non c'è. Sì, se lo vuoi funzionare, si mette nel mixer a Canon. Noi abbiamo queste, ma funzionano. Anche queste, se funzionano queste, questa funziona sempre. Sì, ma funziona come il clone. Prova, fai una prova. Fai una prova, non si sa mai. No, ma questo funziona, si sente le cuffie. No, funziona. Sì, sì, funziona. Allora, vediamo un po'. Prova microfono. Chiuso. Ok. Liceo Rossano, io lezione. No, non l'ha preso. Meno male che prima ha funzionato. Vedi se è incartata. Come mai si è incartata mo? Vedi che non l'ha presa, vabbè, pazienza, vabbè. Comunque facciamo la LIM magari, tanto questa poi la registro io, la registro. Magari se lo posso controllare. No, durante la pausa. Il microfono ce l'ho pure. Lo controllo durante la pausa pure, per non perdere tempo. Allora, brevemente vi introduco le problematiche sulla linea e poi andiamo alle altre cose. Allora, questa eventualmente presentazione ve la lascio, è un lavoro fatto per l'Unica l'anno scorso su cui si parla di varie cose, tra cui anche l'aspetto della didattica con la LIM. Allora, la prima cosa che c'è da dire sulla LIM, vorrei aprire una discussione con voi, sicuramente qualcuno di voi è del parere che è meglio la Chiesa, ci sarà qualcuno che dirà è meglio la LIM, ci sarà qualcuno che dirà non lo so cosa è meglio, cosa è peggio. Allora, io generalmente quando parlo della LIM parto con questa slide qua, nella quale dico il discorso LIM o Ardesia è un falso problema. Perché è un falso problema? Secondo me, perché io parto da questa affermazione, è un falso problema. Perché ce l'ho? Perché secondo me è un falso problema, perché voi avete un vostro asset culturale, voi avete nel tempo acquisito una vostra personale metodologia, cioè è pur vero che la matematica è sempre quella, è pur vero che Dante è sempre quello, è pur vero, però io sfido
utenti che hanno la stessa materia che una unità di apprendimento la fanno uno o dopo come l'altro. È impossibile. A parte che non è giusto, ma è, cioè è proprio. Ognuno di voi ha acquisito un metodo, una metodologia, un interesse anche particolare, cioè a me io riesco a fare più enfasi su una cosa rispetto ad un'altra, non so, le classi non sono mai uguali. E quindi come posso ripetere una lezione una cosa fuori di là? Perché dico questo? Perché se io dico questo, non può essere né l'Ardesia né la LIM fargli cambiare ciò che io devo predisporre, ciò che io devo presentare ai ragazzi. Dunque la LIM non è altro che uno strumento di lavoro, di quello che è il mio modo di presentare la materia. Quello che... Anzi, io vi dico subito una cosa, ma chi l'ha detto che la LIM deve essere utilizzata sempre e comunque in tutte le unità di apprendimento? Potrebbe anche essere che in alcuni casi non è proprio necessario. Forse potrebbe essere addirittura anche dannosa, cioè nel senso non si presta a un tipo di unità di apprendimento. Non tutte le cose si possono fare con la lavagna, non tutte le cose si possono fare con la LIM, non tutte le cose si possono fare senza nessuna delle due. Quindi questo sta a voi, docenti, capire se, quando, come e dove inserire lo strumento LIM. Ok? Detto questo, vi devo dire quali sono gli sbagli. Quali sono, secondo voi, qual è? Io sto facendo veramente tantissimi corsi sulla LIM ai colleghi. Qual è la maggiore resistenza, la vera resistenza? Non è se la LIM è meglio o peggio, a parte che... Sì, volevo aprire un tavolo, però non ho avuto altro. La più facile direbbe che la LIM ormai è un elemento superato. La cosa mi chiedevo, perché io non devo anche fare LIM. Vabbè, la LIM come strumento di per sé è addirittura superato perché ormai c'è la classe virtuale, cioè ormai... diciamo, aspetta, corretto, non dappertutto è così, ma quando una classe che io riesco a portarmi dietro acquisito, sia io docente, la classe è fatta da me e dai ragazzi, non solo solo i ragazzi, acquisito un certo livello di capacità, di fruizione della didattica con la LIM, addirittura per i ragazzi diventa ristretto il giorno, perché a quel punto loro lavorano, vogliono ampliare veramente. Cioè, il problema è che oggi noi non riusciamo a farli studiare, oggi non riusciamo a farli stare attenti, oggi non riusciamo a tenerli in nessun modo. Dopo 10 minuti crollano, la concentrazione cala, poi capita che per chi usa la LIM dopo alcuni anni ci si rende conto che nemmeno basta più la LIM, perché questi vogliono fare di più. E quindi tu devi aprire un forum all'interno della classe sul web in cui tu metti di sopra delle esercitazioni, se ne fanno direttamente dal web, dal tablet, dal portatile, li poni in visita online, e devi ampliare lo spazio digitale. La classe è una classe digitale, non è più ristretta al bando e al professore della LIM, ma si apre anche all'esterno. Che quindi quando vai a casa trovi altro materiale, ti posso mettere in testa la risposta direttamente online, perché ho capito dei riferimenti, ti preparo delle cose e te le puoi fruire, oppure faccio la video lezione, perché se mi rendo conto che oggi ci sono su una classe di 20 alunni, 13 non ci sono perché si stanno preso un'influenza digitale per 15 giorni e staranno a casa, che faccio? Vado avanti con i 10, mi fermo, rimborso, dopo che ho rimborsato un gioco, due giorni, tre giorni, che rimborso più, non ho come fare, se mi manca per qualche motivo più elementi, mica che diciamo oggi faccio il rimborso perché ci mancano 5, no, però posso anche affrontare un argomento come ho fatto io, lo registro, lo metto online,
quindi si apre. Però attenzione, è vero che la linea è superata, però incomincia a passare, molti punti nemmeno si è partiti, ok? Non tutte le istituzioni, allora, però consideriamo una cosa, tutte le scuole non ce l'hanno, però stranamente, questa è la mia considerazione, molto personale, diremo che si sia non degli esperti, né degli informati. Stranamente, nelle regioni del nord che non sono a obiettivo convergenza e che quindi non ci sono nemmeno i soldi dello Stato, per tutti hanno la LIM e la LIM è superata. Ormai hanno la classe virtuale, hanno la classe aperta, mettono sul web tutto, eccetera. Loro sono avanti. Per loro la LIM non basta. Noi che invece abbiamo avuto da anni, io non dico noi finanziamenti, non sono stati spesi. E noi non abbiamo la linea CDD, ma noi non abbiamo le linee, noi non abbiamo le linee. Noi abbiamo avuto anche i soldi per spendere le linee, ma i pregnosi, le istituzioni, sapete le scuole non ce le sono state lì? Con gli sponsor. Si sono cercati gli sponsor sul territorio. Cioè i ragazzi portavano il contributo dei genitori, il contributo del pubblico, il contributo di qua, e tutti c'erano le linee. Noi invece abbiamo anche i soldi, non abbiamo speso niente. Quindi io questo è una cosa molto personale. No, infatti io non voglio parlare, non voglio parlare. Allora attenzione, scopriamo il campo che quindi fanno i soldi, se lo vedono spesso tornano indietro a Bruxelles, se ne vanno in Spagna, in Grecia, e altro, non è che se li metti in tasca qualcuno, se non vengono spesso per territorio si perdono, perché devi fare il progetto e devi realizzarlo come quello che sarà ora a settembre. Quindi purtroppo i soldi sono persi. Recuperando quelle, perché lo Stato le sta rimettendo, perché la comunità europea insiste, almeno al sud, mettendoci l'IM con i soldi dello Stato. Allora, vediamo un po', allora, per capire, approcciare positivamente, la LIM bisogna fare una riflessione. Quali sono i vantaggi della tesia e gli svantaggi della tesia? Quali possono essere i vantaggi della LIM? Qual è la maggiore oggi, senza pensare agli ragazzi, per noi docenti, la maggiore difficoltà che ci mette davanti la tesia? Qual è secondo voi? Il problema è che devono prendere sempre il lavoro da capo. Non riesco a costruire, a incrementare il lavoro, ma è sempre costruire, distruggere. E questo è il lavoro che io sottrago ad altre cose, ok? Non si può salvare il lavoro. Questo principalmente è il più grosso problema. Poi potrebbe, perché ci sono dei docenti, dei colleghi come voi, che fanno veramente delle cose interattive con l'audienza, cioè riescono a mandare gruppi alla lavagna, ad aprire discussioni, a far usare addirittura come si dovrebbe colori diversificati per gratificare la persona, il gruppo che ha dato la soluzione, sai, quella scritta, quella rossa, ed è quella giusta, ed è quella scritta, quella verde. Cioè si inventano delle cose, però potrebbe essere restrittivo, diciamo, perché chiaramente sollecito il modello trasmissivo frontale, no? Io parlo, non lo ascoltano, al massimo
scrivo qualcosa di bianco sul nero. Lavagna interattiva, linguaggi intermediari, colori, immagini, link, eccetera. Strumenti che permettono l'interazione simultanea. Questa è una classe, è un laboratorio linguistico, non so chi di voi lo utilizza, posso interagire direttamente con tutti gli alunni. Quello che stai facendo tu, quello che stai facendo quello, ti parlo, ti rispondi direttamente. Permette funzioni di salvataggio e di ripresa del lavoro, contiene un repository, cioè la LIM praticamente non è un correttore, è un computer dove io ogni lezione che vado a svolgere la posso salvare e riprenderla e posso anche salvarla in PDF e darla ai ragazzi che restano a casa, tanto comunque che vanno a casa, prendono il libro e studiarsi, è probabile che il 70% magari non lo fa. Voi attenzione, io non voglio avere una cosa. In qualsiasi formato bisogna fare, anche in visualizzazione. Non pensate che tutti gli istituti siano dei licei, cioè cercate di scomparire, perché magari qualche cosa che io dico a voi non vi suona molto, probabilmente voi su 20 ragazzi, 15-16 vi seguono, 15-16 studiano, ma questo solo perché sono un liceo. Se è già andato in un istituto tecnico, una cosa, un istituto tecnico commerciale, per non dire un istituto tecnico industriale, o un istituto tecnico professionale, non è detto che su 20 alunni 18 ti seguono, può darsi che su 20 che ne seguono 10 e la metà si perde. Quindi diciamo bisogna un attimino pensare che questi due scolastici sono un po' diversi dal liceo. Va bene, detto questo, cosa voglio dire? La vera difficoltà alla LIM è il fatto che purtroppo è un computer con dei programmi che devo conoscere e saper utilizzare. Quindi questa è l'unica difficoltà, quindi ci vuole una formazione da parte dei docenti. Quindi ora, per dire che noi, io vi accennerò cos'è, cosa si può fare e vi faccio vedere dei lavori. Ma è chiaro che in 2 ore, in 3 ore, in 4 ore non è che posso, non possiamo fare niente. E senza LIM è ancora più complesso. Questo però deve essere da parte vostra, collegio docente, eccetera, sapere bene che avrete bisogno di formazione. Quindi non è una colpa mia se ho scoperto come si fanno i documenti, so salvare, so mettere le immagini, so fare le tabelle, so fare, ma siccome è un altro strumento, ci vuole un altro corso, ci vuole un'altra formazione. Io posso farlo autonomamente, però probabilmente qualcuno ci riesce, qualcuno no. C'è bisogno di fare formazione. Quindi l'anno prossimo dovreste suggerire un corso di formazione solo sulla LIM. Solo LIM. Ok. Formazione o autoformazione? Potrebbe anche esserci un collega interno che fa da ariete. Si rompe uno a caso, un collega a caso, che da Ariete dà le craniate sulla LIM questa volta, e dopo che ha dato tante craniate, la Ariete riesce sempre che la sa usare. E quindi diciamo potrebbe essere anche interna. Io non voglio dire che deve essere forse un esperto esterno, l'importante è che venga presa in esame, in considerazione, una parte di formazione che è necessaria, perché è uno strumento informatico, è come tale, ma anche scusami, come si accende, come si spegne, come si usa il pennello, come, cioè proprio questo, cioè il pennello, come funziona, come si... A volte io tocco presso e lui mi tocca con, ma come mai se io tocco qua lui risponde là, calibrarlo, cioè sono cose tecniche che qualcuno me lo deve dire, perché se poi io vado in classe, vado per aprire una cartella e quello mi clicca da una parte e faccio quel burletto. Allora a questo punto invece vado su una cosa e scrivo di una testa, almeno so cosa devo fare. Quindi sono problemi operativi, tracci, spiccioli che qualcuno ce li deve spiegare. E qualcuno me la deve far usare senza andare in classe con i ragazzi. Cioè io devo fare esperienze dentro.
sperimentazione sulla LIM vera e propria senza la classe. Perché immaginate come docente. Dovremmo avere la LIM per ogni aula perché abbiamo avuto un finanziamento e quindi dovrebbe esserci questa formazione. Se no, quindi bisogna che poi qualcuno debba decidere il modo di formare il corpo docente. Noi se ai colleghi gli diamo questa LIM, gli mettiamo lì, sì, è un bel quadro. Più che proiettarci un video, più che fare io un lavoro su PDF o PowerPoint e proiettarlo, lo uso come un proiettore, quindi quello non posso fare. Con la differenza che il proiettore non impazzisce, la LIM sì. È un computer, mentre questo è un telo bianco, che può fare questo telo bianco? Se proietta, proietta, se non proietta, non proietta, ci sono due possibilità, o funziona o non funziona. La LIM invece potrebbe avere delle difficoltà perché se non tutto collegato, manca un pulsante, non possiamo impegnare eccetera, è complesso, non è un proiettore base, è un proiettore con un computer che devono parlare tra di loro e possono esserci delle difficoltà. Quindi io vi sto facendo spaventare, non perché lo voglio spaventare, per farvi capire che non deve essere una mia, come io sempre detto. Io non sono capace di usare la LIM, non è vero niente. La LIM, se non viene formato il corpo docente, non si ferma. C'è uno su, torto, ma quella è un'eccezione, cioè non c'entra niente, però la maggior parte la devono fare. Detto questo, cercate di vedere i primi risultati, voi non li vedrete subito. Le prime lezioni avranno delle incertezze, delle cose, ma piano piano poi prendere a piede, e i vantaggi saranno immediati. Quali saranno immediati? Uno, il primo vantaggio che voi subito scoprite è l'attenzione dei ragazzi. Tornate alla lezione, questi incominciano a stare muti, zitti, non mettono più muti, è un messaggio che non va, quando vediamo che succede, qualcosa accadrà. Questo è la prima cosa. Poi c'è l'interattività, la possibilità di ripetere, la possibilità di far rivedere, la possibilità di fargli fruire le lezioni successivamente, c'è la possibilità, una regola che io do, per esempio all'Ipsia, finalmente è la seconda o terza scuola che lo sta facendo, provate a fare un progetto quando avete le LIM, un argomento solo però, ovviamente, uno solo, a non prepararla voi la lezione. A farla preparare le ragazzi. Cioè io ti do tutti gli strumenti classici, no? Cioè ti devo spiegare Dante. Allora, ti spiego Dante, ti spiego il contesto storico, ti spiego l'uomo politico, ti spiego il poeta, ti spiego le opere, ti spiego tutto. No? Ma là alla zero. E poi, perché non la fate costruire ai ragazzi una presentazione sulla LIM dove loro vanno casa a scegliersi i brani da inserire, le immagini opportune, perché se mi fa il purgatorio mi deve andare a scegliere le immagini del purgatorio con tutti i gironi eccetera, quindi devi sapere cosa stai cercando, i video delle terzine, perché voi sapete che, per esempio parlo di Dante, che di Dante, ma quanti hanno letto, recitato Dante, film, opere teatrali, rappresentazioni in piazza come Benito, ce ne sono, però se ti dico che è la terzina di Paolo e Francesca tu devi andare, intanto tu devi sentire l'audio, devi trovare la lezione, cioè intanto lavori sul problema. E lo fate fare agli alunni il lavoro e ce lo troviamo fatto noi. Ok, detto questo, vabbè, qui c'è una slide un po' cattivella, possibili problemi con la LIM, problemi, la LIM come televisore, metto la cassetta, la faccio vedere, la LIM come lavagna di Ardesi, cioè non interattiva ma ci scrive e basta, e così via. Bene, detto questo però, Angelo, questo è importante che lo vedi anche tu. Ci sono una serie di problemi. Io mi auguro che anche questo istituto faccia il bando per un collaudatore esterno veramente un collaudatore.
settore esterno che abbia interesse a montare le LIM come si deve, perché si potrebbero creare tanti problemi che vengono fuori dopo il collaudo. Uno, faccio un esempio, la LIM, molte scuole, non a caso l'Ips, ma mi spiegate una cosa, no? Com'è possibile mettere una LIM alle spalle della cattedra del docente? No, c'è stato collaudato, è venuto collaudatore, si è preso il bravo, si dire collaudato, ma come fanno i bambini? Chiaramente, siccome vanno messe per tutte le altezze, non è che io sono un collaudatore, sono un tecnico di 1,90 m e mi metto una LIM che arriva a 2,40 m. Vabbè, i ragazzi sono tutti alti ormai, però ci sono pure quelli piccolini che sfiorano il 1,50 m, ci voglio dire, e quello che fa? Si arrampica sulla scrivania. Quindi il posizionamento deve essere abbastanza basso, poco più basso di questo, ci sono delle misure standard che vanno rispettate, e quindi se tu la metti a misura standard, chiaramente se la metti dietro la scrivania del docente non può andare, e che ti fanno? O la mettono dietro il docente, alta, che poi comunque non la puoi usare, la usi solo come proiettore, perché la sopra, chi ci arriva, la metto questa altezza qua. E chi ci arriva? Danno le ditte, a volte poi ti regalano l'asta. Con l'asta. Deve essere interattiva. Cioè devono venire a toccare con le mani i ragazzi, spostare i triangoli, i quadrati, le immagini, le cose, eccetera. E devono toccarla, non che con l'asta indichi dove si trova. E poi attenzione che ci sono dei bambini che trovano un grande giovamento, dei ragazzi. Per esempio, c'è un ragazzo, a volte dislessico, disgrafico, eccetera, traggono un giovamento dalla LIM, perché riescono a inquadrare i numeri. Ci sono alcuni ragazzi che magari in questo caso non lo so, però in classe potrei avere dei bambini, dei ragazzi che non hanno dei disturbi certificati, ma hanno delle eredità, cioè sono più lenti, con la LIM riescono comunque anche loro ad andare più veloce. Però ce ne sono altri che invece non riescono a... hanno degli svantaggi, quindi voi dovete capire sempre la frase e quello magari gli date le schede, cioè gli date il lavoro tradizionale. Quindi per questo che ho detto, non è detto che sempre si può utilizzare, è per tutti e per tutte le classi. Bene, detto questo, salto tutte queste problematiche e vi spiego un po' cosa deve cambiare. Una sola cosa però deve cambiare nel modo di presentare le lezioni, poi vi faccio subito vedere una lezione. Non ho capito. Perché anche col mouse clicco, ma poi non rispondo da un'altra parte, e questo è un problema grosso, è un problema grosso, perché il problema è che non mi puoi usare la LIM, cioè è una cavolata, perché poi ti appaiono i pallini e la taglio, ci metti un minuto a calibrare, è una operazione semplicissima, ma se questa semplicissima operazione non è nessuno quella che dice come si fa, ecco come la fai, e quello è il problema. Allora, vi dicevo cosa deve cambiare. Una cosa deve cambiare. Una cosa. L'approccio che io docente ho nel porgere la lezione. Non cambia la lezione. La lezione è sempre la stessa. Cioè, non cambia niente del mio metodo. Cioè, cambia solo il modo di far fluire l'attività. Vi spiego cosa vuol dire. Probabilmente non ce lo fate, non lo so, io ve le dico, questo è poi il problema, ma io ce lo faccio. Ma questa non è stata messa alle spalle degli insegnanti da lì? No, questa è un'icona, è una lavagna normale. Allora, l'insegnante normalmente nella modalità classica, guarda, l'insegnante alla LIM, gli alunni ai banchi, modalità trasmissiva.
io spiego, mi aiuto come se fosse un proiettore e poi prendo una lezione. Questo è un modo classico. Però attenzione, cosa si può fare in più con una LIM rispetto all'ardese se la modalità è questa? Mentre spiego, praticamente posso eventualmente fare scoprire mano a mano delle cose. Faccio un esempio. C'è Ausberg, non so, non vorrei entrare qui perché si fanno queste cose. Ausberg cosa dice? Dice che i ragazzi devono approcciarsi ai problemi con una scoperta successiva, cioè non gli devo presentare una soluzione già bella e pronta, ma le devo fare mano a mano scoprire. Ci sono una serie di tools che mi permettono di nascondere alcune parti dello scoperto, la lezione l'ho già fatta, e piano piano mi fai scoprire la soluzione. Questa è una cosa che può fare un minimo di più. Però come mi può dire, remoto io ce la faccio. Cioè, spiego sull'ardesia qualcosa, lascio il testo, poi chiamo quanto me lo faccio vedere e gli dico, ok, continuo, secondo te qua cosa funziona, che dovremmo fare, che non dovremmo fare, e interagisco, dovrebbe essere già lo fare. Con la LIM sono agevolato più la voce, cioè lo scopro man mano. Quindi modalità trasmissiva costruttiva. Trasmissiva strumentale, vabbè. Perché strumentale? La LIM vedrete, quando la avete, che ha una serie di strumenti, cioè oltre a presentare, oltre a far vedere man mano le cose, c'è proprio una tendina, ci sono delle tendine, quindi scopri, copri, fai comparire successivamente una frase, poi la fai nascondere, la fai apparire, tutta una serie di giochini che tengono alta l'attenzione. E poi ci sono evidenziatori, pennelli, cancellino elettronico, avrete proprio il cancellino vero e proprio che voi lo passate e quello che avete evidenziato, sottolineato, avete messo le frecce, eccetera, viene cancellato come se fosse un ardesio nella lavagna normale con i pennarelli, ok? Quindi la posso usare anche così. La posso usare in modalità collaborativa e costruttiva, però attenzione, non solo l'insegnante verso la classe, ma alla LIM mandare i ragazzi a costruire un esercizio, a costruire un esempio, a costruire qualcosa, perché ci sono dei software che loro, io avrò difficoltà di imparare, ve ne faccio vedere un paio, uno magari di italiano, uno di geografia o uno di italiano. Una volta che loro li usano con una certa velocità e quindi magari vengono loro a usare il programma che fa il teorema di Euclide, cioè io te lo spiego in teoria e tu lo fai con lo strumento. Un'altra cosa, voi l'avete mai fatto questo? L'insegnante che va nel bando e piano piano si defila e fa prendere possesso della lezione ai gruppi degli alunni. L'avete mai fatto? Avete mai attuato questa tecnica di dare dei compiti ai gruppi? Però poi quando presentano il lavoro singolarmente, io mi defilo, me ne vado anch'io tra i banchi con gli alunni e piano piano, cioè io creo la situazione problematica, do il pungolo, stimolo qualcuno ad interagire finché si apre una discussione tra i gruppi che stanno di là e il gruppo che sta alla lavagna. Quando fanno gli esercizi, proprio direttamente alla lei. Questa è una cosa che giova tantissimo a fare, sapete perché pure? Mi faccio una valutazione in itinere al volo di tutta la classe e in più che cosa succede? Mi rimane traccia e lavoro sulla legge di programmare, poi lo posso lavorare. Ultima cosa, vabbè questo l'abbiamo detto, da sapere è questa. C'è la maschera.
i contenuti, la tempistica, le modalità di interazione, il materiale didattico e i tool da usare, questi li devo conoscere prima. Allora, incominciamo a vedere. Ricominciamo a vedere qualche lavoro che abbiamo fatto. Allora, io vi faccio vedere in questo momento un... vediamo se lo trovo... una lezione... qua col proiettore forse non funziona, una lezione molto semplice, una lezione preparata per i bambini delle scuole elementari, giusto per farvi vedere un esempio. Allora, questo è l'ambiente normalmente della LIM, voi alla LIM troverete un programma che proprio così si vede, con questi bottoni, disegni, vedete, molto spartana la LIM, non è complicato come Windows con 3000 cose. A poche, però quelle poche le dobbiamo conoscere. Allora, qua come si presenta un lavoro fatto sulla LIM? Un lavoro fatto sulla LIM si presenta, chi di voi, non abbiamo fatto PowerPoint, però penso che PowerPoint, però mai l'avete usato tutti, si presenta come PowerPoint, no? Avete una serie di pagine o di schermate, potete inserirle quante ne volete, e dentro queste pagine ci potete mettere delle cose, va bene? Quello che fate con PowerPoint, né più né meno. Cioè sono documenti Word, pagine Word magari messe qui. Ma dove sta la differenza? Allora, innanzitutto, quando io ho un lavoro sulla LIM, posso prendere l'evidenziatore, posso sottolineare, posso evidenziare, posso fare alcune cose. Però scusa, se abbiamo un dischetto che quelli che ce l'hanno in omaggio con il testo. Quello si possono usare, ma devi prenderlo come spunto per costruirla un'unità didattica. Per esempio, quelli sono molto. Forse ce n'è uno, no, non ce l'ho, lo passo sotto e lo porto. Di scienze, non mi ricordo. Vabbè, allora ce l'abbiamo pure noi. Ce l'avete pure. Vi danno del materiale, ma in realtà vi danno un materiale un pochino diverso, cioè vi danno principalmente delle presentazioni, non vi danno materiale interattivo, vi danno delle presentazioni con dei testi, immagini, già fatte. Il vantaggio però qual è? Che questo... non ci possiamo lavorare. Eh no, perché quello è stato creato dalla ditta costruttrice, però c'è un vantaggio. Innanzitutto, se io lo faccio vedere alla LIM, lo posso commentare, lo posso aggiungere un'immagine qua e catturare questa schermata, e a questo punto io prendo il lavoro già fatto da loro con le note fatte da me durante la lezione e le aggiunte fatte da me. Purtroppo te la devi solo fare come poi immagine finale, cioè loro hanno la loro immagine, tu invece di farlo a casa al lavoro lo fai direttamente spiegando, tu o i ragazzi che vanno, sottolineano, evidenziano, aggiungono, fanno, e poi catturi questa schermata e te la salvi per un lavoro e poi così là. Però, ti ringrazio di questa domanda, perché poiché cosa fanno questi signori? Non possono sapere se userai una LIM e non si possono limitare a dirti do uno strumento già per la LIM. Se poi non c'era quel libro di testo e non lo adotta, ti danno questo lavoro preconvenzionato. Ma come diceva Angela, è un lavoro un ipertesto. Quindi sulle cartelle del tuo CD ci sono i documenti, ci sono le immagini, ci sono le cartine, ci sono tutti i singoli fogliettini che tu puoi prendere e costruirli e inglobarli in una lezione per la vita. La differenza tra un lavoro fatto con la LIM, a parte l'interattività, qual è? Che sul tuo DVD, se me lo porti la prossima volta ci do un'occhiata, anche se qualcuno di voi lo vuole portare la prossima volta mi fa una cortesia, così guardiamo proprio il vostro lavoro. Sono 1000 file che se li metti su un computer, te li copi, e uno solo di questi file lo perdi, lo modifichi, eccetera, non funziona più niente. La LIM, tutto ciò che io vado ad inglobare,
produce un unico file con tutto e nessuno può modificare, solo lavorandoci come con la lingua stessa. Ok? Quindi non ha bisogno di mille file, mille cartelle, mille oggetti, è solo un oggetto per ogni lezione. Allora, quindi come avete visto, io posso, ora lo sto facendo con il mouse, vedete? Questo è il cancellino, eccetera. Però quando c'è la LIM vera, c'è un cancello, ci sono dei pennelli veri e propri, io uso per sottolineare e fare, e c'è un cancellino vero che io lo passo e lui praticamente va a cancellare, va a fare come sto facendo con il mouse, ma non uso il computer, interagisco direttamente qua. Bene, voi direte, e quindi tutto qua? Hai un nuovo strumento più carino, più bello? No, perché potrei anche pensare di fare cose di questo tipo. Visualizzo, vediamo se ci riusciamo. Doppio monitor, andiamo a chiudere questo. Ok. Visualizzo col proiettore, purtroppo mi crea un po' di problemi sullo spazio della visualizzazione. Un attimo che... Ecco qua, mettiamo qua e visualizziamo, vediamo se stavolta lo prende. Questi problemi di visualizzazione, diciamo che con... la LIM non ci sono, ora devo adattare purtroppo il più possibile le cose. Allora, vediamo se riesco ad andare indietro. Ecco qua. Cosa può servire una cosa così sciocca che io ho preparato? Se io non sono un docente delle elementari, delle primarie, scusate, cosa viene fatto qua? Un concetto semplice, no? Dobbiamo fare il presente, il passato e il futuro. Non è che professori che fanno questa lezione dal primo concetto ai bambini di passato, presente e futuro non lo fanno. Lo fanno, io lo fanno da grande. Però come lo fanno? Ognuno si inventa delle cose, storie, porta a sede, comincia a fare tagliare, porta rivisto, questo è che ci portano delle riviste da casa, gliele danno, sfogliate le riviste, tagliate le mani. Ognuno si deve arrangiare e inventarsi qualcosa per fargli capire cosa succede. Io posso benissimamente fare una cosa tipo questa, preparo delle immagini, dico ai ragazzi, ok, andate a cercare su delle immagini del passato, delle immagini del presente, delle immagini del futuro, le metto su una pagina e poi li vado ad una classe magari più grande, a quelli più piccoli, gliela porto per risposta e gli dico, sai che c'è? Fammi vedere dove andresti a mettere le immagini per vedere se ha capito il concetto o non ha capito il concetto. E questi bambini si mettono e vanno a prendere le immaginette sulla LIM e le vanno a trascinare, vedete, a trascinare qua, ripeto, purtroppo senza la LIM non funziona, questi si prende questa immagine e la trascina qua, si prende questa immagine e la trascina dall'altra parte, come vedete, diventa tutto interattivo e questa immagine realmente risposta. Domanda. Ma dal punto di vista didattico capiamo qualcosa? Cioè io ho stravolto la lezione. No, quella che facevo sulla carta l'ho fatta in un modo diverso, più interessante per loro. Qua faranno la parte che deve venire a spostare queste immagini, che loro per loro devono spostare le immagini per le colorare. Ma in realtà ogni state facendo un lavoro che devono fare. Non solo. Poi come fate voi? Non fate le schede, queste qua. Cioè vabbè, voi questo no perché sono un liceo, però giusto per capirsi. Allora, qui la scoperta, no? Cosa hai capito? Vediamo un po' cosa hanno capito questi ragazzi. Beh,
gli presentate una schermata così e poi dice ok, chi vuole venire? Io, clicco, compare la frase, gli dico ok, vieni a prendere le parole, dimmi un attimo, il passato indica le azioni già compiute, per costruirlo possiamo ricordarlo, lo prendono, lo trascinano qua, possiamo farcelo raccontare, possiamo cercare le fonti, poi chiamo un altro, vieni tu, ok, clicca, va sulla LIM, prendi il presente riguardo ciò che accade ora intorno a noi e poi magari in futuro possiamo solo immaginarlo perché ci viene. Cioè praticamente ho fatto sempre la solita pappardella che faccio, ma l'ho fatto in modo interattivo con il massimo interesse sicuramente da parte di me. Dai, ti faccio un'altra domanda. Ma questo schermo, quante volte la dovrai preparare nella tua? Se lo fai con le fotocopie, domani, quante stampe, quante fotocopie, quanta fatica? Il lavoro lo puoi fare una volta, lo prendi, lo copi, lo fotocopi, in qualche modo lo fai. Poi ti prepari la tua canzone da casa, ma ogni anno devi fare fotocopie, devi fare forbici. Io lo puoi fare, non è che me lo devo fare. Ti dai la scheda colorata, ti tagliano, le prendi, le mettono, passi dal banco e guardi ognuno di loro come l'ha disposto. Io non ho detto che sostituisce il tuo metodo. Se il tuo metodo è il metodo delle schede, userai le schede, ma l'effetto è diverso per loro. La fatica per te è solo la prima volta. E poi ti dirò di più. Parliamo con i bambini, io ci tengo perché, non lo so, ci tengo di più. Non tutti i bambini, tu puoi dire, non ci sono stati, no, sono mancati. Ti dice, ok, vatti a fare fotocopie. Se questo vatti a fare fotocopie è per la tua materia, per la sua, per, è per un giorno a settimana, due giorni a settimana, 5 giorni a settimana, non tutti hanno, cioè, chi è più fortunato, meno fortunato, non ne ha. Io invece ti do un documento digitale che sicuramente, stranamente, specialmente al sud, anche se magari qualcuno tra i soldi marinare, però c'è sicuramente i soldi, non per il tablet Samsung come glielo compreremo, io sono informatico, lo sapete mai, io ho comprato il Samsung che costa 150 euro, 100 euro il tablet, magari qualcuno che la mattina si va alle 5 del mattino, al 30 euro al giorno, gli ha comprato iPad a 1000 euro, questo, però veramente le fotocopie non escono, i soldi delle fotocopie c'erano, e così, e poi cerco di lavorare, ma a parte questo, che è un aspetto mio personale, che potrebbe non avere nessun senso, sicuramente loro sono curiosi di andarlo a vedere. Seconda cosa, voi non avete visto le proprie. Voi dovrete documentare, purtroppo, non so se avete capito cosa va a fare, sempre più lavoro fatto, giorno per giorno. Ma io vi dico una cosa. Perché? Poi ci danno un'ora per fare il pedaggio. Non c'entra niente, il voto è interessantissimo. Voi avete lo stesso identico registri che voi, registro di classe, registro del 200, saranno sul modello che voi avete già in adozione oggi. Perché non può cambiare. Data, senza, è molto semplice, molto identico, però c'è una differenza. Dov'è il pericolo? Non è un pericolo. Se io metto un voto e poi lo voglio... Ecco, ci vedi. Ci sono stati le regole. E in questo caso, ma non va bene, a parte questo, a parte questo. Ci sono una serie di aspetti. Il registro elettronico
ma anche a chi la fruisce, a chi la, la prende, cioè il bambino, con tutti i materiali, cioè qua hai fatto un argomento, benissimo. Che materiale didattico gli hai dato, perché scherzo, benissimo, perché non me l'hai digitale se quello di accadere nella stampa, se non c'è stato mio figlio me ne vedo, qual è l'argomento che tu oggi hai fatto? E poi l'hai interrogato e gli hai messo un voto, benissimo. Quando hai messo il voto, lungi da te di andarlo poi a cambiare, perché in quel momento in cui è stato messo è visualizzato da parte del gestore. Se è migliorativo sicuramente nessuno verrà, ma se disgraziatamente lei fa la foto, attenzione, se loro fa la foto con l'otto che aveva preso, che poi è diventato per mezzo, magari lo fa bene all'amica che invece se l'aveva preso sei è stato confermato. O disgraziatamente viene in mente di un certo modo di meno di mezzo dopo averlo confermato, si ha un problema. Quindi c'è questo, tra virgolette, vantaggio da parte della famiglia che posso sapere, istante per istante, pensate alle presenze. Problema di Fabiana Luzzi, problema di Fabiana Luzzi. Ogni genitore avrà la sua, ogni genitore, lo dico io, lo dico io. Ogni genitore avrà la sua username e password per entrare nel registro di classe e nel registro dell'insegnante inerente al proprio figlio. Ovviamente non potrà vedere i dati degli altri, ma vedrà tutto ciò che riguarda l'attività didattica del figlio. Ma non posso vedere questo problema. Non posso. I ragazzi bravi non entrano, sono io che ho fatto in modo di farmi prendere la mia password. Io docente. Perché nessun ragazzo può sapere la mia password. Ok? Io, allora, domani, poi il vostro registro di classe. Lo lasciamo qua, lo lasciate ai ragazzi che dite prendete la mia. Con il cassetto, con le chiavi, che sono sotto il piano, cioè, è che i ragazzi mi vanno in cassetto, ma almeno se lo lasciamo sulla carta del noi ci spostiamo un attimo. Se però io il mio registro lo lascio sul bando degli alunni e me ne vado un anno, un'ora, è probabile che qualcuno lo guardi. È probabile che ci può capitare, magari non è invece di perché dice sono venuto la felice, io ve lo dico, che dice lo tutte le sue, non c'entrano niente con l'istituzione scolastica che ci sono in giro. Ci si sta, allora capisci quello che vuole dire. Cioè, magari poi non ti salterà mai in mente a un liceale di andare a manomettere un registro. Ma il professionale potrebbe capitare, non un altro istituto potrebbe capitare, magari anche al liceo. Però di quello particolare mi sto dicendo, ma scusate, non lo faccio diventare 8. Ma sto 8, ma sto 9, sto 6, lo faccio diventare 9, non lo so, per dire. Quindi io non devo, dovrò fare molta attenzione a non far scoprire la mia passo, non la devo lasciare in giro, perché la tentazione potrebbe a qualcuno venire. Però questi sono problemi su cui io non voglio assolutamente entrare, perché è una questione di tempo. Vi faccio vedere alcune scuole che hanno la carta del docente, che non hanno bisogno di un docente di computer. Cioè, toglie, prendono la carta, la inviano già il computer, sa chi sono, che classe sono, a che ora sono, chi sono, sa già tutto. Mi apre pure la pagina del registro, deve fare senza la presenza. Pinge il bottone, cioè il registro elettronico. È una questione di tempo, cioè fai l'anno, cioè, alla fine voglio fare tutto, cioè sarà molto semplice, perché praticamente sarà tutto pronto, devi solo dire, registro le due la mattina quando è in classe che si fa, abbiamo quel mese, poi d'accordo, mi aspetto che il registro elettronico mi faccia vedere la mia classe, che devo dire che posso avere 5 classi, quindi la mia classe sono in
fatto, nella prima B, prima di cosa mi farà vedere il registro del codice? L'elenco e l'allora. E cosa dovrò cliccare? Ci saranno tre cose da fare, qualunque sia il registro del mondo che vado a prendere, è presente, è assente. Poi è entrato con un ritardo. Ritardo. Quando finirà il ritardo, lui finirà il ritardo. Le ore. Lo sa che se oggi ci sono 3 ore, 5 ore, 10 ore, ti suggerisce anche. Sì, sì, sì. No, volevo dire. Da noi sono le 8:10, il ragazzo è alle 8:15. E mette a morte più di 10 anni. Ecco, quando mette la ritardo dovrei dire che ore è entrata. Non è più per me. Fatto questo. È entrata la seconda ora come si segna? È entrata ritardo alla seconda ora. Ok, poi dipende dal programma. Ci sarà entrata con la giustificazione probabilmente, con il permesso del programma, con il permesso dei genitori. Le motivazioni, c'è scritto una motivazione, con quello che scrive il registro. Né più è banale, cioè lo faccio vedere la prossima volta. Ma ritorniamo alla lingua, dato che siamo in mio lavoro. Ah no, scusate, solo una cosa volevo dire, poi mi avete trascinato sul registro delle cose. Questo lavoro, avendo il registro elettronico, lo posso lasciare in eredità all'azione, alla mia azione didattica della giornata, in modo che chiunque potrà visualizzare la fruizione di quello che oggi ho fatto. Ok? Avendo il registro elettronico, io invece di andare a creare un nuovo documento per dire quello che sono state fatte, l'azione svolta, io posso andare chiusa la parentesi, torniamo qua. Allora, questo era un esempio molto molto semplice. Facciamo un esempio un pochino più complesso, no? Qui mi servirebbe un collega di matematica. Allora, vabbè, lo faccio, se no lo faccio io. Allora, se no lo faccio io, vabbè. Allora, ora io lo faccio al computer, questo si fa, ripeto, trascinando, facendo, questo è uno strumento interattivo, non è un programma solito. E magari cosa faccio? Faccio una lezione di matematica. Come la faccio una lezione di matematica? Non ti indico. Qualcuno di voi, anche se non avete, come dire, le reminiscenze della matematica che abbiamo fatto, magari un integrale, non me lo ricordo, però il teorema di Pitagora ce lo ricordiamo, no? Quadrato, lo strumento, ce lo ricordiamo, c'è una somma dei quadrati costruiti sul catete. Questo chi l'ha detto? L'ha detto Pitagora. L'ha detto Pitagora, Pitagora ha detto che questo è vero se il triangolo è un triangolo rettangolo. La prima osservazione che fanno in attività digitale è appunto, ma chi ha studiato il detto, io lo voglio vedere, toccare con mano. Ma domanda, se un ragazzo mi dice voglio prenderne coscienza, voglio sperimentare, cioè voglio lavorare, voglio sperimentare, però come glielo fanno sperimentare il teorema? Ma non lo faccio per niente. Gli posso solo dire, al cominciare a fare voi, l'ha detto puttana, era come basta. È così. E quello lì, lo faccio la cosa, atto di fede, ci credo. E è così. Ma chi l'ha detto? Cioè, come te lo faccio toccare con mano che questo è vero? Dovrei costruire una cosa interattiva che lui possa toccare e rendersi conto realmente cosa diavolo succede. E scoprire, scoperto guidare Hausberg, che effettivamente accadrà questo. E allora a questo punto lui ci crederà perché l'ha toccato, l'ha provato, l'ha sperimentato. Allora l'idea qual è? Costruire con uno strumento tipo questo un triangolo a casaccio e vi faccio vedere quando aiuto, cioè se questo lo deve fare calcio con l'artesia, ci impiegherà come minimo almeno una lezione, se non due o tre. Noi lo programma fare.
fare in modo molto semplice. Allora, questo è un asse cartesiano, scusate, ora entro nell'aspetto un pochino più didattico, no, è un asse cartesiano. Innanzitutto la lemma, ogni ragazzo può prendere quest'asse cartesiano e se lo può spostare dove vuole, perché magari è più basso, più alto, eccetera, e quindi si sposta il suo asse cartesiano. Vantaggio. C'è un asse cartesiano già disegnato perfettamente perpendicolare, con tutti i punti che distanziano le unità di misura, se devo costruire qualcosa. Poi alla resa la devo fare, qualcuno arriva e me la cancella. Vabbè, a parte questo, tempo risparmiato per me. In più, nemmeno, glielo spiegato in teoria, ma mando qualcuno a fare. Allora, come si individua innanzitutto un triangolo? Per individuare un triangolo io devo mettere sulla lim, devo sull'asse cartesiano disegnare dei punti. Allora, come si disegnano, Angela, i punti? Si dice che A è uguale e devo dare quali sono le sue coordinate all'interno del piano cartesiano. Dire una cosa, che per dare il comando su questo software bisogna mettere A uguale parentesi da dei punti, però in matematica uguale non ci va per indicare il punto. Certo, vabbè, questo è un programma, vabbè, ora io gli voglio far vedere la funzione, non lo strumento, perché non sono docente di matematica. Allora, già qui c'è una cosa che i ragazzi ve lo possono garantire, lo può dire Angela, nonostante saranno proprio liceo scientifico, ma spesso confondono le ascisse con le ordinate. Questo è un problema, non si capisce perché ascissa e ordinata, x e y, non si capisce mai cosa sono, non so. Vabbè, io scrivo il primo punto, mettiamo un punto nel centro, questo è facile, 0,0, e quindi do l'invio, e lui che cosa fa? Guardate, già mi aiuta, mi evidenzia un pallino grosso, me lo piazza lì e mi dice già là quali sono le coordinate. Se per caso lo devo cambiare, basta che il ragazzo viene da lì, prende sto puntino, lo trascina e automaticamente invece lui mette le coordinate alla LIM, dove dovrà cancellare, ridisegnarlo, ricancellare le coordinate e più o meno inventarmele. Questo invece vi dice esattamente quali sono. Poi prendo un punto. Poi lo faccio. Io la faccio veramente, si fa veloce, sì. Che con questo sì, faccio la geometria. Però state tranquilli che loro, quando fai una lezione così, ti ascoltano, che è la cosa, l'ascolto. È difficile farti seguire. Li mandi, nel senso che quando tu dai l'indicazione c'è gente che rimane indietro, sì, quindi sì, è difficile. Sì, sì. È come qui, quando lui fa una cosa e voi fate altro e quindi non si trova, diciamo... Allora, come io volevo fare, faccio questa prova con un'alunna che è un collega di italiano, io faccio fare, vedete come lo usa, pensate se lo usi una volta, due volte, tre volte, 10 volte, 100 volte, questo strumento diventa. Allora, dove lo vogliamo fare? Facciamo un triangolo 4x3, vabbè, un lato 3, un lato 4, vediamo. Allora, già la prima cosa che 3,0, dove lo piazzerà? Ah, ho scoperto, se mai io non me lo ricordassi, che le x sono il primo parametro. Allora, quando si scrive in un asse cartesiano le coordinate, il primo deve essere sempre la x, e già questo, e mo così lo dovrei fare sempre sul computer, fa un'altra cosa. Poi ci mettiamo il punto C, e diciamo che C... 2,5. Lo mettiamo, abbiamo detto... No, allora facciamo una cosa, facciamolo sperimentare. Mettiamo un oggetto, uno slider, cioè una cosa parametrica, e dico che il punto C ha come coordinata la X è parametrica, sarà il valore che avrà A, che in questo caso vale 1, e la piazzo sul 4, ok? Quindi la Y la mettiamo a 4 e do invio. Ops, C, mi sono dimenticato l'uguale, C uguale, l'ha piazzato qua, guardate. E ha messo la scissa su 1. E ha detto che la scissa è 1 perché dipende da questo parametro qua. Che il ragazzo viene, lo prende con mano, lo tocca e a seconda.
perché gli ho detto B30. No, B30. Quello di sopra è C. C invece è 1, 4 in questo momento, ma la X, vedete, cambia cambiando questo. Se questo lo porto a 2, porto il punto sul 2, se questo lo porto a 3, lo porto su 3 e me lo sposta. Ok? Voi direte, a che serve questo puntino ballerino? Perché io devo dimostrarglielo che è vero sta storia di Pitagora. L'ha detto Pitagora, ma aveva ragione. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto vado a costruire un triangolo. E guardate qui, come si costruisce un triangolo? Ognuno di voi ci provasse sull'ardesia e vediamo i risultati che vengono. Io qua vado sul punto A, clicco, poi clicco su B, poi clicco su C, poi clicco su A, e lui il triangolo me l'ha disegnato, mi ha disegnato pure i lati e mi dice pure quanto sono lunghi questi angoli, questi lati. Vedete? A 4, B 4 è 39, C uguale 3. Poi non solo questo, mi fai vedere che spostando A, spostando A, aspetta, questo lo togliamo un attimo, elimina questo. Ops, ho eliminato, sto facendo un casino. Ecco qua, questo qua lo voglio eliminare, elimina sto punto D. E guardate cosa vado a fare, vado a fare sto giochino qua, vado a spostare questa volta questa slide e lui mi va a modificare il triangolo man mano che io lo modifico. Ma l'angolo qua che se lo calcolo, c'è un problema, goniometro in mano, calcolo su calcolo, però potrei benissimamente dirgli, senti, ma cerchiamo di capire un attimino st'angolo qua, clicco sul lato. Clicco su un altro lato, me l'ha messo all'esterno. Allora, vabbè, devo invertire la sequenza. Faccio CTRL Z, clicco su questo lato, clicco su quest'altro lato e mi dice che è 63 gradi. Quindi, andando ora io a spostare questo slider qua, lui mi cambia l'angolo, vedete? E quando arrivo precisamente a 90 gradi, mi dice che è di 90. Quindi posso incominciare a pensare di costruire il quadrato. Lo possiamo fare più centrale, in modo che si costruisce meglio sui sì, va bene. Cancella gli assi. Va bene, se lo vogliamo spostare. No, no, cancella gli assi. No, 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 glielo voglio far vedere che è proprio a 4, cioè arriva qua a 4. Deve sperimentare, cioè deve rendersi conto che poi sarà vero quello che stiamo dicendo. Lascia stare poi se lo vogliamo mettere piazzato qui nel bianco, però intanto concentriamoci su quello che sto per fare. A questo punto devo inserire i quadrati. Che cosa sono i quadrati, Angelo? Sono dei poligoni. Che poligoni sono? Sono dei poligoni regolari. Regolari quadrati, sì. Quadrilateri, sì. Detto quadrato. Quindi, dove lo voglio costruire sto poligono? No, deve scoprirlo il ragazzo. Che è a 90 gradi quello più bello. Cioè, non ci credo. Cioè, allora se no, vabbè, gli dice, ha detto Pitagora, punto, t'arrangi. 90 gradi è così. Io gli devo far vedere che lo crea casaccio. E poi sperimenti e ti rendi conto che Pitagora c'aveva proprio ragione, perché è solo quando accadrà quello che avrà ragione. Vabbè. Ce l'aveva in testa Pitagora la lavagna interattiva, ma anche Euclide aveva la lavagna in testa. Però attenzione, queste cose noi vediamo. Ma guardate che una volta, no, io non lo so, questa è un'altra cosa, apro, qui non è più l'esperto, poi dico, io credo che noi avevamo molta più fantasia, perché adesso noi non avevamo niente, o usavi la fantasia e le cose le vedevi. Cioè io le funzioni, da piccolo, mi divertivo, mi piaceva la matematica a me, come diavolo erano. Allora io quando la guardavo poi nella funzione, capivo guardandola, vedevo che erano iperbole, ma chi me la faceva vedere? Cioè la guardavo dai numeri, cerca poi magari il minimo, il massimo, non lo vedevo, però se mi piace, no, invece la fantasia, cioè i nativi digitali devono guardarlo per capirlo, lo devono vedere accadere e non dopo un secondo si forma. Ma se non lo vedono, non lo toccano, non lo sperimentano, non hanno quella capacità che avevamo. Questa è la mia considerazione.
cioè gli esperti dicono che loro non hanno la capacità, se non sperimentano, di formare i nodi concettuali. Questo è quello che dicono ai master tradotti, un bene una fantasia, cioè non hanno più quella fantasia che col niente riuscivano a fare. Vabbè, comunque non glielo facciamo toccare con mano. Crea un poligono regolare, e già richiamo ancora il poligono regolare, irregolare, che clicco, ops, andiamo qua, prendiamo questo poligono regolare, andiamo sul lato, vabbè, facciamo tra A e B, quattro lati, però su A e B già ho visto che se faccio la sequenza crescente probabilmente me lo scrive sopra, quindi devo fare tra B ed A, quindi vado prima B poi ad A e me lo creo. Quanti lati voglio? 4, e mi fa un bel quadrato. Sto quadratino però, proprietà, gli vado a assegnare un colore diverso, ok? Colore, prendiamolo un bel verde, vabbè che qua il proiettore non è gagliardissimo, però vabbè, verde. Ok, e abbiamo un quadrato. Poi andiamo a prendere questo punto C e questo punto B, un altro 4 lati, e questo andiamo a prendere proprietà, un bel giallo, vediamo, prendiamo questo fosforescente qua, fucsia, non so che colore è. Ok, e poi andiamo tra lo 0, la e C, 4 lati, e ci andiamo a mettere un altro bel quadrato, proprietà, e questo che colore lo facciamo? Facciamo blu, bel blu, vediamo un po'. Ok, allora già qua vedete cosa accadrà fra un attimo. Innanzitutto qui ho dei poligoni e già qui mi dà le aree dei poligoni, quello verde, questo. Siccome questo è proprio su un asse ed è 3, qual è l'area di un quadrato qua? 3 per 3 è 9, e mi dice che il verde è area 9, poi mi dice che questo rosso, fucsia, quello che è, ha area 17,69 e quello che è blu ha area 18,89, quindi non c'entra niente l'uno con l'altro, cioè qua boh, nessuno è la somma degli altri due. E quindi è vero che sono a casaccio questi qua, che ne so io, boh, quale saranno. Che mi metto a giocare a questo punto con lo slider, vabbè, questo lo togliamo, ok, vabbè, ho tolto questo, clicco su A e clicco su questo, ci metto sto, ops, che fa? Che fa? Ripartiamo, scegliamo poligono, ta, che colore l'avevamo fatto questo? Blu, proprietà, lo mettiamo blu e chiudiamo. E poi andiamo, volevo prendere sto slider e spostarlo, guardate che si succede, vedete? Cioè man mano che io sto lavorando qua, ve lo faccio vedere più carino qua, vedete? Veramente lui può con mano, toccando, vedere quello che succede. Se questo lo porto a 2, allora ancora una volta ha cambiato già le aree. Cioè lo sto toccando con mano, sto vedendo. Mentre io lo faccio, lui lo... l'angolo è 63 gradi. Queste aree, una è 9, questa è rimasta 9. Per fortuna questo non si muove, ma gli altri stanno cambiando. A questo punto, caro mio alunno, avvicinati sempre di più verso i 90 gradi e vediamo, stupita ora, se veramente aveva ragione oppure no. Quindi mi avvicino ad un angolo di 87 gradi più o meno e scopro che già le aree di questo rosso che è l'ipotenusa è circa 23, l'altro è 9 più 16 che sarebbe 25, qualcosa, e magicamente quando io arriverò a piazzare il mio 90 gradi, ecco che il nostro caro Pitagora ha veramente ragione. Perché quello
questo qui a questo punto, perché l'ho messo sull'asse? Per fargli fare la verifica immediata, essendo 4 precisamente, non c'è bisogno di calcolarselo, si vede che qua 4 per 4 fa 16, 3 per 3 fa 9, quindi la somma è 25. L'area che lui ha calcolato del poligono rosso, senza usare calcolatrice, come me l'ha detto lui, è proprio 25, quindi cari miei ragazzi, aveva ragione. 4 e 5 sono la tecnica volta. Ok? Quindi questo lavoro, perché qua potrei andare ancora avanti a dimostrare altre cose, a prendere gli altri angoli, gli angoli opposti, i segmenti opposti, ma questo lavoro non che faccio, che in 10 minuti, un quarto d'ora abbiamo fatto, che normalmente con l'Ardesia non ci vogliono questi pochi minuti, ma non glielo faranno mai vedere perché ci deve credere. No, non lo potrà. Anche se sì, ogni collega si è inventato le... c'è chi si inventa il fondo delle mattonelle, chi si mette a fargli fare. Non... con l'Ardesia si può. Poi io ho visto colleghi, Angela, che si mettono a fare con le mattonelle delle aule. Ti devi inventare, però farti seguire con le mattonelle della classe, se poi ce l'hai regolare, ce l'hai rettangolare, nemmeno con le mattonelle lo fa, cioè diventa complicato. Attenzione, cari miei, se io prendo questo, salva con nome, e lo vado a mettere Pitagora Liceo Scientifico Rossano, e lo salvo, questo lavoro, io praticamente posso fare un nuovo lavoro, domani rivengo, se devo continuare, io vado ad aprire questo Pitagora a Rossano e riparto da qui. E se qualcuno non c'era, faccio la video lezione di come l'ho costruito, perché magari il ragazzo che era a casa non sa fare il click, gli do il video, glielo metto su WhatsApp o glielo mando su un se tu vuoi, allora, se tu vuoi tirarti di casa su due cose, o rimani con l'approccio classico, ti devi cambiare la mentalità, ti devi mettere in gioco, devi cambiare la mentalità. Cosa ho detto prima? Non è una questione di asse curriculare, il tavolo è, ma sarà così tra mille anni, sempre tra mille anni come lo spiegheranno, però sempre quello è quadrato, sarà quello. E ora il mio approccio mentale deve cambiare, cioè io la lezione, perché la faccio sempre trasmissiva, quindi montare un'altra volta. E allora la prima che mi serve. Sì, vabbè. È più che se è fatto sto lavoro qua, scusate, GeoGebra è gratis. Si può installare pure sui telefonini. Io non dico che noi ce lo mettiamo sull'Android, perché loro sicuramente ce lo metteranno sull'Android. Ma su un tablet loro sicuramente ce l'avranno il tablet. Se lo posso installare. Ma a me che mi importa cosa lo fanno con uno studio in abitato, intanto vanno a casa per studio. Vanno a casa e magari vanno a vedere Euclide se ci riescono a dire, questo io ho già fatto Euclide. Che ti vengono già sono avanti. Perché ci vogliono far vedere gli altri che loro con le tecnologie digitali, perché per loro non è la competizione di matematica, è la competizione sullo strumento digitale. Ma a me che sono il docente di matematica o di italiano o di geografia, che loro si sono fatte le mappe, già col tablet prima che io le scrivo, ma che mi importa? Piuttosto non c'è studiato. Cioè, però tu ti devi mettere in discussione e devi comunicare con loro, con il loro linguaggio e con le loro tecnologie. E se io voglio che loro se lo vanno a vedere, quando ce la vivi in classe, ti dice, raga, oggi faccio una lezioncina e me la mando su WhatsApp. Quello che mi fa una domanda. Avete sentito che fai la e incominciano a toccarsi a farla su WhatsApp, ma professore, ma ci siete su WhatsApp? Ma veramente? Ma, e quando me lo mandate? E poi magari cominciano a scrivere, ma guardate che ancora non c'è! Così che se tu gli avevi detto, vai a casa e prendi il libro, pagina 75, e non avevano mai scritto un messaggio da pagina 75 che l'avevi sbagliata, non c'era l'esercizio, ma c'era l'altra cosa. Ma se ti dici la verità su WhatsApp, che c'è? E ti bombardano perché tu... Un altro trucco che io spiego ai colleghi, quando poi comunicate con i loro strumenti,
ogni tanto è bene, questo penso lo fai pure tu, viene detto al mare, di creare volutamente degli errori, cioè far finta che tu docente hai sbagliato qualcosa per suscitare immediatamente il passaparola loro dell'errore grossolano del microscopio che tu hai fatto per portare su un argomento per forse la loro attenzione. Perché a questo punto ti dovranno capire perché tutti ci bombano così, però c'è questa cosa che è sbagliata anche loro, quindi mettersi in discussione. Certo, non è ora detto da me che sono un informatico, magari è chiaro che per me riesce semplice, infatti mi fanno fare i corsi di matematica con il computer perché per magari un collega può essere diverso, però mi volevo, ma la pausa non avevo fatto niente, ma chiaro, perché mi volevo fare... Continuerei sempre sulla... Allora, questo è uno strumento, ovviamente questo strumento sulla lingua, come vi ho detto, può essere integrato, sottolineato, può essere commentato, eccetera. Però volevo farvi vedere anche... Sì, proprio l'ambiente che voglio far vedere. Hai quel programma che simula proprio la lingua? Sì, lo smartphone. Ora vi faccio vedere proprio l'ambiente, poi vi faccio vedere una lezioncina che degli alunni hanno preparato. Ah, vabbè, faccio vedere solo l'ambiente, poi magari la lezione. Vediamo, vediamo. La lezioncina per il medico. Però sai cos'è grossa comunque. La lezione cos'è grossa? Lo strumento della lema, guardate il mio. Non riuscite a leggerlo se non avete lo smartphone. Dovrebbe fare allora esiste e questa ve la darò un programma questo volevo dire no che c'è un viver però se non c'hanno il programmino non lo possono aprire questo c'è dire. Lo smart notebook che è un tool per creare le lezioni che è complicatissimo a pagamento eccetera eccetera che però c'è l'ambiente della nella quale c'è l'ambiente della LIM che vi faccio vedere. La mia è una copia, diciamo, si chiama trial, 30 giorni, ogni 30 giorni la devo installare, disinstallare. Voi invece ce l'avrete in dotazione con le LIM. Poi però una volta preparata una lezione, da me o da un altro collega, perché ci sono alcune lezioni che possono anche essere utilizzate quelle già presenti in giro sulla rete, che posso visualizzare con un visualizzatore che si può installare su tutti i computer e vi fa vedere tutte le lezioni con la LIM. Con la LIM o senza la LIM, come ho fatto io. Ok? Partiamo dall'ambiente del notebook smartboard. Se smartboard, se non è la smartboard, la Promethean è uguale, identico, non cambia solo il nome sopra. Allora, com'è l'ambiente della LIM? Come vedete? Allora, cosa si può fare per fare una lezione? Io non entro nei contenuti, ripeto, i contenuti sono i vostri, io non li conosco, va bene? Cosa faccio? La prima cosa, vado a mettere una pagina. Allora, innanzitutto visualizziamo a larghezza pagina. In questa pagina cosa posso fare? Allora, in questa pagina io devo poter, innanzitutto, cos'è la prima cosa che voi ci vorreste poter fare in una pagina di una lezione? Mettere sicuramente il testo. La prima cosa da mettere del testo qui, il testo di quello che è la lezione, no? Che ne so, teorema di Euclide, testo. Questo testo, come tutti i testi, cosa avrà di caratteristica ormai? Perché avete fatto Word? Che c'entrava con la LIM? Ebbene, perché quando scrivo un testo come Word devo dire se è grassetto, sottolineato, è allineato a destra, a sinistra, è colorato, eccetera.
le stesse cose che avete fatto fino ad ora. È diverso che si trova lì, ma non è che li sconvolge ormai. Prima, quando fate un testo, una lezione, normalmente che oggetti vengono usati in una lezione? In una lezione normalmente vengono usati delle forme. E che vengono usati? Vengono usati cerchi, vengono usati ellissi, vengono usati simboletti, vengono usati stelline, vengono usati cuoricini, vengono usati simboli, va bene? Per far, vabbè, io sto dicendo, sto buttando via tutto ciò che c'è dentro. E perché no? Una stellina, una tabellina, una freccettina, non solo. Posso avere due concetti, perché il quadrato giustamente se lo vedo come matematica sì, ma se lo vedo come un concetto a cui è legato un altro concetto, e qui dentro ci metto concetto 1, concetto 2, e poi vado a prendere una bella freccia e dico che questo eventualmente implica, dove è la freccia? Prendo questa freccia e vado a collegare, vado a collegare questi due oggetti, oppure vado ad attaccare un oggetto ad un altro oggetto, ok? Vado a mettere una freccia che da qui mi indica qua il cuore, eccetera. Vado a fare cose. Cioè, come si crea una lezione? Si crea utilizzando simboli, testo, immagini. Bene. Poi c'è la possibilità anche ovviamente, questo ve lo ricordate in Paint. Cos'è questo? Oh, quindi ripo, tutte le cose che si sembravano randomiche a casaccio che avete fatto, è perché poi vi servono all'interno di questo strumento. No, io ve lo sto facendo la LIM. È tutto fatto. Clicco lì, clicco qua, clicco lì. Non c'è che finisce la penna. Tu puoi farlo anche al computer, però è più bello vederlo fare direttamente sulla lavagna. La preparazione la fai al computer, la somministrazione la fai in modo interattivo. Allora, cos'altro c'è? Perché mi hai detto, vediamolo, è molto, anche per tranquillizzare, cioè alla fine, vi ci state ritrovando nelle cose che fino ad oggi abbiamo visto in un modo diverso, ma alla fine sono queste. Con attenzione, guardate un poco che cosa accade. Se devo inserire una pagina nuova, no? Cosa farò? Guardo, modifico, inserisci. Ho scoperto che quando devo inserire basta cliccare su inserisci. Pagina vuota, posso inserire un'immagine, posso inserire un video. Beh, prendiamo un'immagine, andiamo a prendere il corpo umano, lo prendi, lo metti qua. Ora questo facciamo non abbiamo tempo, faccio un'operazione, preparo una lezione dove lo svuoto, tolgo gli organi, faccio la domanda, test, prendo gli organi e mettili a posto, per dire, no? Ma ce ne sono di vario genere, guardate che vi faccio vedere, se avete pazienza. Poi ci sono gli strumenti classici dell'ATT, per esempio c'è il goniometro, se voglio andare a misurare qualcosa, c'è il compasso, se voglio misurare qualcosa, cioè avete a disposizione. No, la pressione no, però vedete, questo lo posso ingrandire perché se mi serve eventualmente andare a vedere un angolo o qualcosa, posso usare gli strumenti digitali direttamente qui. Poi c'è la possibilità, guardate qui, catturare le schermate. Scusate, quando io con i pennelli, vedete, vado ad evidenziare, vado ad indicare delle cose, vado ad usare questi pennelli, vabbè, per commentare, eccetera, posso, una volta che ho messo tutte le frecce, incasinato la mia presentazione, posso catturare la schermata direttamente da qui. Come? Io qua ho una specie di macchinetta fotografica, gli dico cattura schermata e lui mi va a catturare
quello che sto vedendo su una pagina nuova, ok? Cioè a questo punto io ce l'ho in memoria, se questo mi serviva, come vi ricordate il tasto stamp, ve lo ricordate? Perché allora, senza fare stamp e cattura la schermata, qui l'hanno predisposto, ce l'ho in memoria, lo vado ad incollare magari in un documento Word, in un documento PDF, eccetera. Detto questo, volevo inserire una pagina vuota, eccola qua, e volevo andare a vedere una cosa. Quando voi lavorate con la LIM, spesso non avete bisogno nemmeno di internet. Perché? E non avete nemmeno bisogno di andare a cercare delle cose su internet. Perché ci sono delle raccolte di lavori già svolti o del semilavorati, si chiamano, già predisposti, che probabilmente possono anche servire. Faccio un esempio. Vado a fare geografia. Che ne so, geografia. Boh, aiutate che sono un po' ignorantello. Allora, mappe, Asia. Che ne so, Asia, cartine dettagliate, 21 elementi, andiamo a vedere che c'è qui dentro. Boh, prendo Stasia qua così, la piazzo qua e già praticamente qui posso, tra virgolette, ingrandire l'Asia e andare, se poi ci voglio mettere le etichette, prendo quest'altra Asia qua, che già c'è eventualmente lo Sri Lanka, il Pakistan e così via, come vedete, per esempio, già posso direttamente, senza andare su internet, senza preparare niente, eccetera, già andare a fare una lezione di geografia sull'Asia. Ma non solo, c'è l'Asia, l'Africa, ovviamente qui sto facendo le mappe. Geografia, qual è la materia tua, scusami? La materia tua? Educazione fisica? Forse sport e tempo libero, vediamo un po' che cosa ci può essere. Che ne so, di che vogliamo parlare? Quale sport dobbiamo parlare? Ginnastica? Parliamo di ginnastica, vediamo se c'è qualche cosa, che ne so. Andiamo a inserire un'ulteriore pagina vuota e andiamo a parlare degli strumenti che ci sono. Che ne so, le aiutami perché sono un po' ignorante. Metti l'immagine e gli spieghi qualche cosa. Queste sono solo raccolte di immagini che ti possono essere di aiuto all'attività didattica. Non entro nei meandri della matematica, scienze e tecnologie, che ne so, scienze, biologia, corpo umano, vediamo un po', corpo umano, ecco, guardate qua, anatomia, guarda qua, no, questo è quello della lingua, non devi fare niente, non devi fare niente, la LIM già fa il corpo umano, ora, ma c'è chimica, allora inseriamo un'altra immagine, pagina vuota, è chiaro che qui, però attenzione, questo è uno strumento per creare, e ripeto, creiamo insieme, non creo io e gli butto le cose, ma il lavoro lo devono fare, se è possibile, se riesco, se sono bravo, lo devono fare i ragazzi, principalmente, che fai? Vabbè, io devo fare il cosiddetto mentore, il supervisore, eccetera, io devo lanciare gli input e loro devono costruire scoprendo quello che stanno imparando, perché questo a loro li coinvolge. Per i nativi digitali è l'unica soluzione, non ce ne sono altri. Cioè, infatti io volevo dire un'affermazione forte, non c'è una soluzione. Perché loro riescono a capire solo se tu fai una didattica, come si dice, immersiva nel loro mondo, che è il mondo digitale. E così loro usano le tecnologie e il mondo digitale, con l'aria come respirano, usano le tecnologie. Se io voglio veramente farli crescere, anche perché io qui lancio un pensiero che mi è stato detto in un master, io ve lo rivolgo a voi, non creiamo, come dire, cittadini di serie B, perché al nord questo lavoro lo fanno, e voi sapete che la differenza oggi non la fa la conoscenza, cioè che tu conosci più cose teoricamente, oggi per i giovani oggi non vale,
Elsa per fare. Ok? E il saper fare si ottiene l'abilità solo sperimentando, o perlomeno sperimentando il saper fare si acquisisce più velocemente. Più cose gli fai vedere, più cose gli fai toccare, più strumenti gli dai. Se noi facciamo uscire i nostri ragazzi ancora con il libro, che va benissimo, eccetera, ma poi vanno all'università, la Cattolica di Roma, si confrontano con un ragazzo che fa medicina, che si è fatto 5 anni di biologia con la lingua, che ha sviscerato già tutti gli apparati, tutti gli organi, si è visto tutte le ossa, l'ha guardato, l'ha girato, c'è un tool che gira tridimensionalmente, c'è una lente tridimensionalmente, che puoi vedere, l'apparato circolatorio, con la lente ci passa sul corpo. Ma le grandi teste non le possono vedere queste cose? Le grandi teste non le possono vedere. Sì, però avendo studiato su questa linea, avendo visto in questo modo, la visione è più eccezionale. Alla selezione passano. Noi invece non, cioè, abbiamo una responsabilità, questo lo dico in modo molto chiaro. Ma poi, i nostri ragazzi, hanno, per quanto bravi siano, hanno pure difficoltà a fare quei bambini quando vanno alle scuole. Cioè, da quella non c'è tutta la cultura. La cultura del testo, cioè, è assolutamente ancora peggio. Noi qua non li facciamo, cioè, quando un ragazzo nostro, ma era a Roma, io per esempio l'anno scorso sono stato alla preselezione in ingegneria, no? Ma è possibile che a me mi arrivano ragazzi, io parlo del liceo scientifico, lascio stare gli altri istituti, io magari conoscevo una serie di ragazzi che venivano dal liceo scientifico, ma è possibile che mi venite nel 2013 a fare una preselezione a ingegneria, all'Unical, e non sai capire una domanda risposta chiusa significa una risposta, una domanda a stimolo chiuso, risposta chiusa o aperta, a lino e a quadrino. Cioè, voglio dire, quindi qua ci dobbiamo porre delle ci dobbiamo porre delle cose, quindi lo so che noi non tutto non possiamo fare, però purtroppo noi mica ce l'ha ordinato qualcuno di fare i docenti, quindi sta a noi farlo, perché noi abbiamo sulla nostra coscienza il fatto di dargli le stesse opportunità di altri studenti che vengono da altre parti con la lingua. È chiaro che voi qua state vedendo, guardate com'è veloce qua, come stiamo andando veloce, come stiamo toccando. Hai capito? Cioè, ma stiamo spaziando in pochissimi minuti. Vediamo chi per esempio, io l'altra volta in prima ho avuto questa difficoltà con i ragazzi, no? L'asse terrestre. E loro che lo immaginavano, cioè, come fa la terra a girare in casa? Ci volevo pezzi di porto in mappa mondo. E adesso siamo tornati in mappa mondo, non mi dà bene il c'è un programmino che gli fa vedere tridimensionalmente come ruote anche la differenza delle stagioni, perché non le capisco. Quelle là, loro avevano un passo terrestre che non vedevano come stava aperto. Sì, 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 perché lo so, è uno strumento, cioè l'asse terrestre è sempre l'asse terrestre ed è sempre inclinato. Lo possono acquisire come fede. Cioè, ma forse mentre prima si spiegava e tutti capivano, ma invece proprio no, lo devono vedere. Questo è una io faccio sempre un esempio, ve l'ho detto pure a voi. Voi prendete, allora, io non dico sempre questa frase, l'ho detta sicuramente il primo giorno con voi. Non sta a noi decidere per se meglio o peggio usare il mondo digitale o meno. Io non lo posso sapere questo. Va bene? Guarda. Questo qua lo tocchi, tu glielo fai ruotare, glielo fai vedere. Io cambio l'orario pure, no? Sì, sì, sì. Questo, allora, quando verrà, no, vabbè, questo è il programma della LIM, questo è il programma della LIM per costruire le lezioni,
e questo non è gratuito, questo è compreso con la linea. Quando voi fate una linea, noi che la classe ci prepara Lorenzo e poi presenta Lorenzo. Perché da internet non si può scegliere, la prima giornata si blocca, non è scelto di avere una linea, avere un software, basta solo avere il CD, perché c'è una linea, se la prossima volta che lo prestano, aspettano la possibilità di dare la possibilità di avere la prima. Andate su Gmail, create un nuovo account, perché vi inventate la password, è una cosa. Perché non è facile fare cose. Per esempio, io quando devo fare... Non lo so che sto prendendo, io chimica... Però sono pallini, grandi e piccoli, non lo so. Sto leggendo lì, lo so questo. Il carbonio, boh, non ho idea. Cloruro di idrogeno. HCl, okay. Trova gli ACL. Ci sono tutte le... Allora, possiamo vedere qualcosa di multimediale? Vediamo. No, no, aspetta, volevo fare quello del corpo umano, aspetta quello un attimo. Quello che dicevi con la lente di ingrandimento. Corpo umano, aspetta, vediamo un po'. Interattivo. Con la lente di ingrandimento passi più le cose che respirazione. Struttura del cuore. Struttura dell'occhio, dai, che bello. No, è il cuore, che è il cuore. C'aveva un video su Gianni Galli. Vabbè, il video lo vuoi sentire? No, vabbè, aspetta, qua mo devo ingrandire. Sì, sì, dovete fare le lezioni in inglese. Noi sì che facciamo il clip. Poi glielo sottoponi tu, gli fai vedere la lezione in Cina. Sei pronto per fare il test? Lei che va? Sì, che devo... Okay. Poi che ne so, vuoi vedere il cuore avanzato? Vabbè. Ah, vabbè, questo è proprio il test. Ma non dovevate fare la pausa? Devi già conoscere. E poi che cosa? E se non conosci? E se non conosci? Però, siccome molte cose sono già strutturate, no? Io posso metterci, ti faccio vedere il corpo umano, anche se non lo prende conoscente, però è già strutturato lì. La lezione è già messa, però in quel caso non puoi contribuire tu. Ci vuole sempre il supporto umano. Vabbè, questo è solo di aiuto, cioè l'immagine, il sangue che sale, il colesterolo, che si può, come si fa, scoppia. Se non abbiamo una buona conoscenza, non riusciamo a fare una lezione. Questo l'ho detto già prima. Bene. Ok. No, lo facciamo adesso l'account, se no la prossima volta lui vi dà già le cose, per una settimana spero che siano già lì. Attimo, voglio trovare quello. Io volevo che voi faceste la pausa. Stiamo facendo la pausa. Questa è la pausa. Questa è pausa. Volevo trovare quello del...
Quello del... lì non funziona, no, funziona la punta. Senti, tu non riesci là sul suo posto. Sì, ma se funziona lì, da neanche qui può andare a vedere. Ma funziona. Prendi tutti, funziona. Ma a cui funziona? Ah, quindi c'è già, diciamo... Sì, ma tu non vuoi entrare con la password dal sito e... quindi senza prendere il collegamento che da lì, l'applicazione che da lì, lo puoi fare una volta. Chiedo quando vedi la tua registra del conto, dobbiamo avere per forza la linea di casa che andiamo. No, il registro elettronico sarà fatto col tablet. Eccolo. E chi ce l'ha? Abbiamo 90.000 euro. Ce l'abbiamo. Ah, 75 più 15. Mi ricordo 79 più 15. Ma non ha parlato di... Lì è accessibile. Non è computer, però mi è 15.000 euro. Ci hanno accettato. Ma poi scusa, che registro elettronico hai? Argo o Spaggiano? Argo, lì così lo vediamo da qui. No, io non c'ho internet qua. Io ce l'ho io, ce lo devo dare io con il telefonino, aspetta. Ok, vieni. Il registro elettronico mio non l'ha data. No, fai tu. No, fallo tu. Non mi... Argo. Allora, la prima cosa è il sito. Argo. Poi dobbiamo andare alla scuola. Per la scuola pubblica di amministrazione. Ma c'è anche la simulazione, posso fare pure una casa di simulazione se c'è. Allora, dove attualmente con me si... O su o giù? Ma scusa, non ce l'avete sul sito di... Io ce l'ho sul mio. Non è una cosa nostra, non la abbiamo. Io ce l'ho sul mio computerino già, però non mi prende internet. Chissà il professore ci riesce con il mio, perché è già tutto quanto. Sì, sì, portalo, vediamo un attimo. Ma se non hai internet, non si è bloccato, non c'è abbastanza. Mi metto alla finestra come l'altra volta. Argosoft scuola info rapido. Collegare è la stessa,
Tu vuoi se come l'altro cosa? No, questo è chiuso. E chiudo pure la connessione. Se avevamo questo ITIS. C'è una passo che noi non sappiamo. Io però ne ho l'anno, si deve collegare qualche cosa, però il collegamento. Noi dobbiamo collegare il reggimento. Collegiamo sì. Quello all'altro lettore, buonanotte. Ci arrampichiamo lì, sì, va bene. Sì. Se no, ma è lento, non si riesce. Non si riesce a farlo. No, c'è poca lingua. C'è poca lingua. Noi stiamo usando... Angela, vogliamo provare... Proviamo con questo. Niente, mi si è impallato tutto. Che te ne pare dello strumento della Wim? No, è bella, però vorrei averla, cioè vedere la simbologia, capito? Conoscerla proprio bene, lavorarci in alto. Per esempio la mia materia, pure educazione motore, io faccio il corpo umano. Magari fagli vedere proprio pure come si parte dai blocchi, tante cose che tu non puoi fare perché non hai, ad esempio, gli strumenti. E uno deve fare. E però che scusa Gilda che ci siamo entrati, puoi mettere. Sì, ma lo vediamo solo qua, ci cioè, sono facciamo di pazzo, ma non muovere in un secondo, giusto come ci vedi con me. C'è poco, guarda, appunto è qui, c'è poca lì. Non si riesce. Dammi una spunta. Allora, prima devo mettere questo. Lui è il meglio. Prima devo mettere Gilda Mangoni. Volevo provare. No, chi sarà pensavo che non ero sono anche 8-9 ore a volte. Fatemi leggere. No, di bere l'acqua. Ah, un po' d'acqua non lo volevo. Dov'è? No, infatti parlavo di parallelo. Sì, un po' d'acqua sì. Si desidera salvare la password? No. Ah, ma che c'è sotto? Applicati dietro di casa. Quella lì, punto... Gilda, la trovo io, la trovo io, la scelta. Oggi me ne vado. Normale, normale. Normale? Io nemmeno, la lì ci deve essere la mente, no? Poi non impariamo niente. Ciao, ciao. Giusta, appunto. Grazie, la Gilda di fare. Sembra la lingua, volevo solo creare un account se ci riusciamo. Se no, parliamo della lingua. Anche perché oggi sono andato a fare. Ok, sì, sì, sì. E poi fate pure l'account e aspetta. L'account lo facciamo. Ho bisogno di internet, non so se risolviamo il problema di internet. Qua c'è la funzione. Ok, allora posso anche. No, quello non lo posso fare. Allora funziona pure qua. Sì, se funziona quello. Funziona quello. Ecco. Questo è collegato. Ci siamo entrati non nel registro. Oh.
Però ci dobbiamo entrare anche qua. Allora, benvenuto nell'area di Gattuso. Però mo, da qui noi, io non riesco. Fermati un attimo e faccio un'operazione brutta. Fermati, fermati, che fa un'operazione. Io sto registrando e ora do tutti i miei conoscenti in moto. Almeno vediamo se si collega, così lo usiamo la prossima volta. Eccolo qua. Così me lo insegnano a me, che devo mettere. Io devo mettere a caso di voti. Ma questo è il registro dei passi. Un attimo che aspetta, mi prego.
la frase di cui l'uscente è bloccato. Ma non funziona benissimo. Ma se metti tu alla figura, poi ti blocca. No. Questa è una questione di linea. Rosalinda Mangone è collegata qui a Gmail, è rimasto Google aperto sulla sua pagina. Ma che ci vengono fanno i ragazzi in questa postazione a fare la cosa ai professori? Ma su Google! Sì, con la professoressa. Che carino. No, se riusciamo a aprire Google e creare una E se no lo facciamo da lì, no. Allora, se no accediamo al mio, ma... No, facciamo qua. No. Come si crea un account su Google? Voi dovete come guardare. Allora, aspetta. No, non mi muovo. Si va su google.it. Allora. La raccomando. Aspetta. Da lì. www.google.it Guardate qui. No, no, vai proprio www.google.it e segui, non prendere iniziative. Google.it. Poi c'è una voce particolare che è Gmail. Clicchiamo su Gmail la prima volta. Quando clicchiamo
cliccato su Gmail, praticamente, no, però non dico. No, ma c'è sto macchiarugna, devo toglierlo. La prima volta che voi vi collegate, no, questa è un'altra cosa. Dovete creare un vostro account. Se non l'avete, quello che dovete fare è questo percorso: andate sul sito Google, cliccate su Gmail, compare questa maschera. Quando compare questa maschera, tra tutte le cose che vedete, non vi importa nulla, non ne leggete nessuno, leggete però questa riga qua che c'è scritto crea un account. Cliccate su crea un account e compare una scheda. C'è una lezione, magari ve la do, o proprio una lezione di questa, ve la do per chi passi, magari, non vi do la video lezione, però c'è la lezione pronta, gliela do. Dovete scrivere il vostro vero nome, però in questo caso noi creiamo una per l'istituzione, quindi lo chiamiamo liceo scientifico, scientifico, però chiamiamolo Rossano, non lo so, ha un nome proprio. No, Rossa. Allora facciamo nome liceo scientifico, cogliamo Rossano, va bene? Ok, quindi Remo Misischio, per esempio, se era. Ok, il vostro nome e cognome vero. Poi, scusatemi, c'è il meccanico che... Cosimo, scusami, dimmi. Io finisco qua alle 6:30, quindi mi ci vogliono 15 minuti per arrivare. Se no me la puoi lasciare pure fuori con le chiavi dentro e poi... sotto il capellino, ok? Non ti preoccupare, tanto lì davanti al cancello tuo penso che sia poi. Ah, e vabbè, poi ti chiamo con calma, ti chiamo appena finisco. Ti chiamo appena finisco, siamo in aula. Okay. Io scelgo il nome utente. Bondi 1. No, allora, non utente chiamiamo, è l'essere Rossano. E siccome potrebbe già esserci una cosa di... Proviamo. Creiamoci una situazione. È brutto. LS Rossano, liceo scientifico Rossano. No, la R ma la. La R. Rossano. Se fai tab, quando scegliete il vostro nome, può capitare questa cosa. Posizionati su crea password. Allora, quando io mi posiziono su crea password, può accadere che, per qualche strano motivo, il mio account gmail.com esiste e mi dà subito un errore e mi suggerisce alcuni numeri, Remo Misischia 94, Remo Misischia 1730 e così via. Quello dello stipendio che okay. Messo simbolo, mette delle cose strane, oppure io faccio Remo Misischia 65, non credo che ci sia un altro Remo Misischia che è andato pure 65 e se dovete complicarlo con dei numeri per beccare un nome valido, unico nel mondo. Bene, a questo punto diamo una password. La password, chiamiamola, per ricordarcelo a questo punto, POND 1 LIM 2014. POND 1 LIM 2014. Scrivete qua su un quaderno queste cose. L'account è l'account è lsrossano@gmail.com. Allora ascoltate, crea la password bond di 1 lim 2014 le password, evidentemente ho sbagliato qualcosa. Allora, scrivi di nuovo. Però lo scrivo tu, cancello di nuovo perché no. Possiamo vedere che non no, fa vedere. Le password non si possono vedere.
ve la dico io, tutto minuscolo dovete scrivere. Pony. Io dico tutti i caratteri che servono. Pony di 1 Lim 2014. Due, zero, non ho fatto. Adesso è andato. Fermati, però non ho fatto la voce. Già confermato. Io senza strumenti digitali sono un pesce fuor d'acqua, a me non mi chiedete qui a un gesso, prendi il pennarello, mi metti in croce, io purtroppo sono digitale. Senta, senza la luce. È una piminuscola. Senza spazio. Ok, questa è la password. Scrivete e mandami un'email con questi dati, A questo punto, dopo aver scritto password di come, perché vi chiede la conferma? Perché se hai sbagliato un carattere poi non entrate più. Giorno, mettici un giorno. Giorno oggi? Beh no, sì, vabbè, metti oggi. Facendo lo nominativo bisogna mettere la vera data di nascita vostra. 2014. Sesso. Guardate che cosa carina, donna, alto. Uomo, hanno messo anche alto. Io metto alto perché siamo tutti cellulare non le mettiamo. No, no. È importante, è importante. Se non vuoi, metti sul mio. Questo voi dovete sempre mettere il cellulare. Perché? Perché io che mi arriva il codice, se no non posso entrare nella mia posta. L'avrete visto l'altra volta. No, se no, non vuoi. Così nessun altro al mondo può, anche se ti scopre la password, perché lui poi ti manda un sms quando cambi computer. No, questo è fondamentale, questa cioè, cosa. Aspettate. Fatemi. Allora, se io ora metto qui il numero di telefono, mi dice che il tuo numero di telefono ci aiuta in attività quali preservare la sicurezza del tuo account. Ad esempio, possiamo inviarti un messaggio di testo per accedere al tuo account se ti dimentichi la password e soprattutto ti avvisano con un codice se qualcuno da qualche altra parte tenta di entrare. Se non metti il codice che loro ti mandano con un sms sul tuo telefonino personale, nessuno potrà entrare nella tua password o nell'altra parte. Ve lo chiedo solo la prima volta che su un computer vi collegate. E voi gli potete dire chiedimelo tutte le volte oppure chiedimelo solo questa volta. A questo punto, la seconda volta che su questo computer di casa vi ci collegate, non vi chiede più il codice, non vi manda il codice e non ve lo chiede. Se però vado in ufficio, vengo a scuola, vado sul computer di Remo e mi tento di collegare alla mia casella di password di posta, Google dice attenzione, il computer è un altro, mi deve, ti manda il codice, però dammi il codice. Allora, siccome siamo, allora, siccome siamo 15 persone, mo, quando uno va al computer di casa, sì, arriva il messaggio a me, non a loro. Come io sto spiegando la cosa teorica. Quello che era già successo a me, ti posso dire una cosa, ieri un'altra cosa mi ha fatto. Caso mai tu esci e non hai il telefonino dietro, visto che ti mando sempre, mi ha fatto stampare, mi ha mandato 4 codici e me li ha fatti stampare, in modo che se non hai il telefonino, tu nel portafoglio... Sì, ma ha fatto poi dopo... Però lo sai una cosa, io ho Gmail pure, non mi è mai capitato da qualsiasi computer che mi sono collegato. Perché tu non hai messo che vuoi la sicurezza legata all'SMS. Questo... è pericolosissimo, nel senso che, ripeto, per questo no, assolutamente, perché se non hanno questo, ora noi non lo mettiamo perché giustamente come Angela, cioè, siccome ci dobbiamo collegare tutti, noi non lo mettiamo, ma per questo che è comune a tutti noi, ma se il mio personale e neanche il mio marito e mia moglie ci deve entrare, perché la mia mail privata personale io lo aggancio al mio telefonino, in modo tale che è chiaro che se uno sa la password, conosce l'account,
c'ha pure in tasca il mio telefonino, o è mia moglie o la mia amante, o comunque qualcuno a me molto, o se no io mi sono impazzito. Nel profilo devo andare a capire. Allora, poi un'altra cosa. Salta questa verifica, potrebbe essere richiesta la verifica telefonica. Se non fate questa verifica, cioè quando mettete, ascoltatemi, quando la prima volta vi registrate, dovete scrivere in questo spazio sia questo numero qua, sia questo numero qua, senza spazi e senza niente, perché è una verifica, per sapere se voi siete un robot, cioè un programma che scopre password, o siete una persona. Ok, dopo che l'avete fatto, accettate i termini e andate al passaggio successivo. Se non avete sbagliato la password, non avete sbagliato, 2014 non puoi essere eletto perché sei minorenne e non puoi mettere la password. Devi mettere il minimo 18 anni, quindi metti 1900, quando è nato il liceo scientifico? Oh, non la passo, devo scrivere però, Quando è nato il liceo scientifico qua? Vabbè, ci metto 65. 1965. Questa è la vostra vera data di nascita. Se uno è minorenne non potrebbe, sotto i 14 anni. Non posso usare. Non si possono nemmeno registrare a Facebook. Sono i genitori che c'è scritto. Ok, la password dove è messa? Metti il codice. Che c'è scritto qua? 2 Rinnova. 888. 8883. 993. 2209. Oh, aspetta, 08 o 09? 09. Io sono... No, i numeri no, perché te li do tutte le volte. No, questo ogni volta da un numero nuovo, lo devi scrivere. Ma no, ma non dovete fare, sto registrando io, se no ti faccio 100 persone a 60. Dai. Passaggio successivo. Oh. Aggiungi una foto, non ci interessa. No. O se c'è quella del liceo ce la mettiamo. Voi ci mettete una foto vostra se volete, se no passate. Poi ce la metto io la foto del liceo. Passate. Dai. A questo punto, dopo aver chiesto la foto, se voi, aspetta, ferma un attimo, aveste scelto di mettere il numero di telefono, a questo punto dovrete aspettare un minuto, due minuti, che lui vi manda un numero telefonico, al numero telefonico un SMS e vi dirà di inserirlo in una schermata. Fintanto che voi non lo fate, non inserite questo numero, non vi fa andare avanti. Siccome noi non ci abbiamo messo il numero telefonico, non ci chiede niente, ma possiamo accedere da tutte le parti. Se qualcuno scopre la parte, prendo titolo da leggere. Allora, il benvenuto. Vabbè, questa è la notifica. A questo punto, Ok, mi viene fuori questa schermata qua. Questa schermata qua ci sono in alto il vostro identificativo, revomisista, dicevo scientifico, cognome e nome vero, e poi c'è una serie di quadratini. Quei quadratini, se ci facciamo un solo clic, ci fa vedere quali sono le cose che noi possiamo utilizzare con questo account. Allora, noi che cosa possiamo utilizzare? La mail, e clicchiamo sulla mail ed entriamo nella posta elettronica vera e propria, dove ci saranno sicuramente delle mail che Google ci avrà mandato la prima volta, dove io andrò a inviare e ricevere le mail. Classica mail normale di Google. Ok? Scrivi, invia, ricevi, posta arrivata, posta spedita, eccetera. Ma a noi non ci serve in questo momento questo account solo per spedire e ricevere mail, ma ci serve soprattutto come spazio disco, come se fosse una pendrive. A questo punto, facendo clic sempre sui quadratini, anche se era nelle mail, mi viene fuori di nuovo le applicazioni. Tra tutte le applicazioni c'è questo che è Drive Disco. Se ci clicco sopra,
viene fuori una maschera libera, come se fosse il disco del computer. Infatti sulla... Ah, vabbè, dobbiamo scaricare il drive, no? Allora, qua... Allora, qua, quando la prima volta voi vi collegate, vi suggerisce di scaricare un programma che fa tutto automaticamente, eccetera. Lo potete scaricare, lo potete fare dopo. Ora non ci interessa, lo facciamo dopo. No, now, va bene. Cioè, non adesso, lo facciamo dopo. Allora, guardate qua. Che cosa c'è qui? Non c'è in questo momento rigorosamente niente. È un disco, una pennetta vergine. Cosa faccio io con una pennetta principalmente? Ci creo delle cartelle. Creiamo una cartella prova. Clicco su crea. Quando clicco su crea, lui, attenzione, guardate, mi dice una cosa, la devo dire, perché è fantastico. Crea una cartella, cosa classica. E poi ci vado a mettere dentro. Ma loro l'anno scorso ci hanno lavorato su questa cosa senza saperlo, che il questionario di valutazione su due. Allora, possiamo creare anche un documento Word, un foglio Excel, una presentazione, qualsiasi cosa, e condividerla con altre persone. Angelo, di pacchetto. Che possiamo condividere con altri colleghi e lavorarci contemporaneamente a più mani allo stesso tempo. Allora il documento del 15 maggio lo posso inviare da qui. E lo devi condividere e tutti ci possono lavorare volendo. Oltre a fare. Comunque questo, attenzione, è uno strumento, si chiama di Work Group Collaboration, cioè è uno strumento potentissimo. Ora io vi faccio vedere solo la punta dell'iceberg, però ricordatevi che ci possono creare. Allora, creiamo per ora una cartella, semplicemente, e chiamiamola prova. Che cosa succede se io creo questa cartella prova? Allora, vedete? Ha creato la cartella prova, come se fosse la cartella del disco, di una pendrive, no? A questo punto apri questa cartella prova e guardate cosa posso fare. Mi riduci un attimo questa finestra, stringila un pochino, ok? Apriti il disco, apri il disco C del computer e cosa posso fare? Che faccio con le pennelle? Ho fatto un lavoro sul disco, vai sul disco, vai in laboratorio, informatica. No, qua la nuova cartella, dove sta andando? Stiamo cercando qualcosa. Ma vai dove, te lo dico io, vai in Europa. Europa, Italia, Calabria, Cosenza, Rossano. E qui dice lo scientifico, anche il mio capolavoro, dice scientifico, vai scientifico. Ecco qua, spaghetti, ok. Clicca su questo, riduci pure questa finestra un attimo. No, non la voglio chiudere, la volevo un pochino. Devi cliccare sulle due finestre. Eccola qua, trascinetela un pochino di qua. Ecco, senza, prendi questo file, lo trascini qua e lo lasci. Dove va sto file? Va sulla pendrive. Ma quale pendrive? La pendrive su Google. In questo momento, questo spaghetti qua, che è andato qui sopra, lo posso anche condividere se vuoi, però non è questo l'obiettivo. Chiudo un attimo questo spaghetti. Se ci clicco in questo momento, io lo posso vedere dal web da qualsiasi strumento. Cioè ora se voi andate collegato con il contenuto, quello che sarà, se io ci vado dal mio portatilino, ci vado. Lei vabbè ha un iPod, quindi tagliamo fuori, no? C'è il drive sull'iPod? No. Quindi c'è l'iPad, questo è il drive, ce l'ha. Faccio Google, questo sull'Android ce l'ho. Sull'Android, allora. Anche lì ce l'ho, Google Drive.
quello che consiglio agli amministrativi, siccome avete casini, magari poi il direttore spesso ha urgenze, si crea, come vi avevo accennato, chi si ricorda, lei si ricorda, se ognuno di voi si crea il suo account Gmail, cioè il suo Drive, e ci può mettere le sue cose private, personali. È una pen drive di 15 giga sicura, cioè nessuno vi ruba qua niente e non si perderanno come lei, poverina, che ha perso tutte le foto di famiglia, di una vita, insomma, di odiarmi, quelli che sono, e non c'è perso di recuperare. Una volta che l'avete messi qua, siete sicuri che, perché lei l'aveva addirittura messo su una pista esterna. Non mi dà libera questa procedura, anche con libero, però mio marito consigliava sempre di scaricarsi su sempre. Come ha fatto lei? Sul CD-ROM, sul DVD, sulla disca esterna, su PC. Ma stai tranquilla che posso, cioè lei non solo ha fatto lei, cioè se ne fate proprio sull'hard disk esterno, eppure l'hard disk esterno c'è no. Cioè le cose informatiche se no, le cose digitali, non è che mi faccio, deve venire Google è un colosso. Cioè, è impossibile. Ma che ti sai quanti server nel mondo è questo? Ma non è lento di vedere, non è lento di vedere. E invece tu lo vai a cancellare, come mi faceva vedere Angela, questo, Angela lo fai pure a me, questo documento, magari uno tra tutti i documenti, se Angela è così buona che vuole fare vedere questa ricetta di spaghetti anche a me, remonsisca, lo condivide, no, il link non lo devi cambiare, e qui ci metti l'email della persona con cui lo vuoi condividere. Per esempio, se questo link lo vuoi condividere con misisca.remo@libero.it, attenzione, che cosa accade? Io lo voglio condividere con Remo, ma ci vediamo. Può modificarlo Remo o può solo guardarlo. Quindi quando invitate qualcuno a guardare i dati vostri, potete decidere, li puoi guardare o senza farlo, già lui lo controlla. Quindi tu puoi fare la stessa cosa con il video. Perfetto. Io con il video però non ho le vostre mail. Non ho le vostre mail, quindi andateci voi direttamente. Quando ci metterò una cartella con di uno LIM, voi entrate lì dentro e lì dentro io vi ci invio tutto quello. Questa procedura la metto anche sulla documentazione, questa procedura. Però ora me ne devo scappare perché oggi è stata proprio produttiva. Vieni, okay, vieni, vieni. Inviano notifica via mail, così ti arriva tutto, Sì. Okay. E quindi qua guarda, ferma, ti dici che il liceo scientifico è proprietario di questo documento. Ma Remo è un ospite che può anche modificare. Cioè, io senza sapere la tua mail, il tuo spazio, riesco a mettere mani sul documento tuo. Senza che tu me lo mandi per email, io lo modifico, poi te lo mando a te, poi te lo mando a lei, poi lei lo manda a lei. Anche se fate l'S minuscolo, lo sanno. Ma tu pensa che ora per progetti
ci serve, ma io cosa anche si fa una parte di scrittura. Vedete com'è, è l'essere sano, goccio, ci mette solo. È la mail. Ma anche la password è Quella delle 3:30. Uè, caro Sandri! Cavolo!